era entrato in realtà di libici nella Central Bank of India e non hanno fatto un grande buon affare, però sono entrati col titolo che valeva 100 e oggi il titolo vale 10. Quindi, i poveri libici si sono presi una mazzata. Sono entrati 4 anni fa. Prima della svalutazione. Come? Prima della rivalutazione. No, il capitale ha perso valore perché forse è crollato il titolo. E loro quindi sono trovati con una carta, avevano messo un miliardo, una confusione dei miliardi, alla fine sono avuto un decimo di quello che avevano messo nella pasta. Invece, l'area più recente, da circa un anno, sono entrati Ava Luxemburg, che ovviamente gli Emirati, e un fondo di Londra, PGFF, che si chiama, dovrebbe, credo si chiami Aquitaine. No, non voglio dire stupidaggini. È un fondo di Londra, ma andatelo a cercare su Google. C'è questo fondo, lì risulta come diritto lussemburghese, ma in realtà è una cosa di Londra. Per cui c'è stata una. Naturalmente, questi erano in grado di mettere dei soldi e hanno tenuto, praticamente hanno impedito il tracollo della banca mettendo questi soldi, però il risultato pratico è che c'è stata una riduzione del valore percentuale di tutti quelli che c'erano prima. Per cui Fondazione Cassa di Risparmio, Verona, Vicenza, Belluno, Torino, è arrivato anche BlackRock, non so quando sia arrivato, devo confessare. Carimonte Holding e la famiglia Menarini, se ricordo bene, sono quelli di. Per cui praticamente l'Unicredit ha avuto un totale stravolgimento della sua struttura nell'ultimo paio d'anni. Quindi, nel caso di Unicredit, è abbastanza vero che abbiamo dei soci prettamente privati nel. Ma questo è un fatto recente e certo non possiamo attribuire a loro i danni, la perdita di valore della società, perché loro sono intervenuti quando i buoi erano scappati dalla stalla. Comunque, concordo sul fatto che la natura privata di questi azionisti rende meno sensata il fatto che ci sia un voto che bisogna fare attenzione. Sarebbe opportuno che il regolamento della Banca d'Italia tenesse conto di ciò e riducesse ulteriormente i poteri di controllo da parte dei partecipanti. Questo avrebbe senso perché effettivamente c'è uno parziale cortocircuito in cui abbiamo dei controllati che in qualche misura. Abbiamo visto che i poteri dei partecipanti già oggi sono molto piccoli, sono veramente molto piccoli. Però per scrupolo sarebbe meglio ulteriormente ridurre questa cosa. Generali, che sono azionisti, abbiamo visto, no, della Banca d'Italia, sono Generali, hanno dietro il gruppo Mediobanca, la Banca d'Italia stessa, che è azionista di Generali, Leonardo Del Vecchio, impresa privata, BlackRock, che è un fondo di, credo sia private equity, De Agostini, che deve essere la famiglia Drago di Novara, di Agostini, eh? Caltagirone. Quindi le generali hanno una. Gli istituti, sono il 30, è controllato da questo sindacato col 30%. Quindi anche in generali la presenza privata è abbastanza significativa. Peraltro, generali non è regolato dalla Banca d'Italia. Abbiamo una presenza di privati nel Consiglio, ma che comunque poi questi non sono regolati dalla banca. Se invece andiamo a vedere, no, questo l'abbiamo già visto. Ah, chi controlla Mediobanca, qui stiamo andando sempre a ritroso, Unicredito, quindi che poi abbiamo visto, ho già una prevalenza privata dietro. Bolloré, che mi pare sia francese, adesso qui non ho fatto molte indagini sul. Però Mediobanca fondamentalmente è una cosa privata. Ecco, gli azionisti italiani, secondo Generali, sono il 26,63% dell'azionariato, mentre gli azionisti stranieri,
mentre il 73-37 sarebbero italiani. Carisbo è il 100% d'Intesa. Il Monte Paschi, invece, per adesso è ancora più o meno nella vecchia situazione, perché ha un 37 sotto Fondazione Monte Paschi, organizzazione senza scopo di lucro, che fondamentalmente è la cassa del Comune di Siena, poi, nel senso che il Comune di Siena deve rifare un ospedale, fa qualunque cosa, Monte Paschi interviene. JP Morgan con 2,57, AXA 2, Finamonte, ah, scusatemi, sono, mi correggo, Finamonte, Finamonte che deve essere questa società, credo sia di Menarini, e anche Coop. Però in Monte Paschi fa da padrone la Fondazione Monte Paschi. Fa per ora, però, ma essendoci un problema di, questo era il 25 settembre, essendoci un problema di capitalizzazione della banca, è possibile che debbano tirare dentro dei soci che mettano del capitale fresco. E a quel punto questo tipo di situazione cambierà. Quindi, cos'altro devo dire? Ma io un po' la morale di queste slides per me è solo questa. I rischi sono ad oggi molto limitati per due motivi, perché ancora in molte banche c'è ancora un controllo, c'è ancora una certa, il controllo è ancora spesso legato a fondazioni. E il Consiglio di sorveglianza ha poteri abbastanza limitati. Detto ciò, non mi sembrerebbe una cosa cattiva chiarire per legge che i poteri di questo Consiglio di sorveglianza devono essere ulteriormente ridotti o deve essere affiancato da un organo di altra natura, non di derivazione, non derivante dai controllati, perché effettivamente può generare dei conflitti. Altresì va detto che tutti i guai sono accaduti quando gran parte delle nostre banche non erano sotto controllo di privati, ma erano sotto controllo di fondazioni, che a volte saranno state incompetenti, ma non animate dal distribuire degli utili che non hanno mai distribuito. Prego. Beh, allora, loro hanno due ruoli. Hanno da un lato un ruolo di finanziario come azionisti delle cose dove, cioè loro hanno un portafoglio e questo portafoglio dovrebbero cercare di farlo rendere il più possibile, in maniera, diciamo, cioè dovrebbero massimizzare il profitto. Perché? Perché poi loro hanno una seconda funzione, che è di utilità sociale, e dovrebbero prendere questi utili e dividendi, non tutti, ma almeno una parte, e distribuirli ad opere di utilità sociale. Quindi più profitti fanno come società finanziaria. Quindi, dal mio punto di vista, la critica che si muove, può muovere a queste fondazioni non è di essere state avide in quantità di investitori, ma di essere state, di aver poco massimizzato il profitto. Perché se avessero massimizzato il profitto, penso, non so, le nostre due fondazioni di Torino, ora la popolazione qui a Torino si troverebbe con alcuni miliardi di attivo in più, che sono poi utilizzabili, sarebbero stati utilizzabili per opere di pubblica utilità. Ad esempio, non so, a Torino ci sono, non so, un terzo dei bimbi o un quarto dei bimbi che non ha accesso al nido, anche se vorrebbe andarci, si potrebbe dotare tutti loro di un nido, 1.000 volte, placcato d'oro. Con i miliardi che non, nidi placcati d'oro, con i miliardi che sono scomparsi. Quindi, dal mio punto di vista, il problema non è stato che queste fondazioni abbiano coltivato i loro interessi, che non li abbiano coltivati, perché avessero davvero coltivato i loro interessi, cioè gli interessi della fondazione, quelli istituzionali, sarebbe stato. Sì? Fatti sui conti del Comune di Siena, cioè in realtà una parte dei problemi degli enti locali sono causati, o comunque diciamo, contribuiscono all'aggravamento della situazione, la caduta dei profitti bancari. Beh, perché noi eravamo abituati ad avere parte della spesa negli ultimi 15 anni, c'è stato un po' questo accordo così implicito, tagliamo i fondi agli enti locali, ma tanto hanno le fondazioni e campano di fondazioni. E grosso modo per un po' di anni questa è stata più o meno
la soluzione. Peccato che queste fondazioni non sempre fossero gestite nel modo ottimale. Torno su questo discorso, secondo me è fondamentale, non scegliere se tu fai investimenti diretti o di portafoglio è una cosa molto grave, perché in questo modo se il tuo investimento non è né diretto di portafoglio è un pasticcio e c'è il grosso rischio di avere dei risultati subottimali. Bene, con ciò avrei finito, vorrei, questa era solo una... Ecco, adesso chiedo l'aiuto di qualcuno per recuperare le slides, perché mi sono perso. Ecco, benissimo, ok, allora qua mi trovo. Crescita e produttività. Ecco qui, la 1, io adesso apro. Ok, io non ce l'ho. Per chiudere le icone basta cliccare sulla X. Se mi vorrei andare alla precedente... Ok, ci eravamo fermati, ecco, mercoledì scorso, ci eravamo fermati più o meno, stavamo riflettendo su questo punto. Abbiamo visto che cos'è la bilancia dei pagamenti e abbiamo visto che si può spiegare le differenze di bilancia dei pagamenti dei diversi paesi dell'Eurozona. Per quasi tutti, c'è un po' l'eccezione dell'Olanda, ma per quasi tutti è facilissimo prevedere il valore del loro saldo di bilancia dei pagamenti semplicemente conoscendo il loro cambio reale con la Germania. Questo per dire quanto è importante il cambio reale. Il cambio reale ha questo enorme valore predittivo, ci aiuta a prevedere molto chiaramente. A questo punto ci siamo posti la domanda, ma se è vero che il cambio reale è così importante... cosa si può fare per mutarlo? E allora abbiamo ragionato sul cambio, sul prezzi esteri, che qui sono rappresentati da picco con stellina, dal cambio nominale, quindi abbiamo visto tutte le ipotesi, cercare un accordo consensuale per aggiustare il cambio nominale, oppure in un accordo non una soluzione non consensuale, o uscendo noi, o con l'uscita della Germania. Oppure, altra soluzione era usare l'uscita più come una minaccia, minacciare l'uscita ma mirare invece ad un accordo, che sarebbe comunque sempre meglio accordarsi che dover avere un conflitto. Abbiamo tralasciato tutta l'azione sul punto P, cioè su questo qua. Di quello non ci eravamo occupati, ma va detto che è importante occuparsi anche di quello. Praticamente in Italia oggi la gente è divisa in due partiti. I partiti veri sono due. Un partito, dove partito voglio dire parte politica, opinione, non voglio dire organizzazione, due filoni di pensiero. Il primo filone dice che tutto deve succedere toccando il cambio nominale. Basta toccare il cambio nominale, quello è il toccasana e tutto il resto andrà a posto. L'altro filone di pensiero dice che tutto si aggiusta toccando i nostri prezzi. Dei prezzi esteri si parla poco. Tutto si aggiusta toccando i prezzi esteri. Attualmente a me queste due posizioni personalmente sembrano entrambe un po' manichee, perché, o perlomeno ingenue, nel senso che né l'una né l'altra possono completamente risolvere i problemi. Abbiamo visto un pochino come mai la riduzione dei prezzi interni ha quali problemi ha. Il problema principale della riduzione dei prezzi interni è che non può avvenire velocemente. Richiede anni e anni se fatta bene. Fatta bene vuol dire non ridurre i prezzi, ma ridurre il tasso di crescita dei prezzi. Perché ridurre i prezzi vuol dire creare una deflazione, ma la deflazione vuol dire ridurre anche il valore del PIL nominale. E ridurre il valore del PIL nominale vuol dire ritrovarsi con un rapporto debito su PIL, posizione netta sull'estero diviso PIL, maggiorati, più grandi. E quindi è praticamente darsi la zappa sui piedi. Quindi, in tempi brevi,
l'operazione riduzione prezzi non è opportuna, non porta benefici. E poi ha delle grosse conseguenze. Vuol dire, può voler dire grandi redistribuzioni di ricchezza, come viene presentata poi sembrerebbe una redistribuzione di ricchezza da classi, diciamo, dal lavoro, dai dipendenti e da chi non detiene capitale verso chi detiene capitale, fondamentalmente. Sarebbe questo tipo di redistribuzione. Ma in generale, perché funzionasse, in generale non funzionerebbe, perché se è redistributiva non riduce davvero i prezzi, ma semplicemente accresce i profitti a danno, ad esempio, delle retribuzioni. E se non è redistributiva e colpisce tutti ugualmente, deprime il PIL. Ma se deprime il PIL, danneggia le variabili finanziarie. Questo per dire che la riduzione dei prezzi a tempo, in breve tempo, ha delle controindicazioni, può essere dannosa. D'altra parte va anche detto che agire sul cambio nominale, ammettiamo che lo si faccia e lo si faccia anche bene, cioè che lo si riesca a fare o in modo consensuale o con l'uscita, eventualmente se non si riesce col modo consensuale, con l'uscita speriamo temporanea della Germania dell'Eurozona, comunque non risolverebbe tutti i problemi. Lasciamo da parte i problemi di debito italiano. Tra breve parliamo di debito. E ci occupiamo specificamente del nostro problema di debito. Ma a parte i problemi di debito, penso che ci darebbe una bella boccata d'ossigeno, che ci vuole, una boccata d'ossigeno necessaria. Però se noi non facciamo nulla sul fronte P, non facciamo nulla affinché i prezzi inizino a crescere di meno, io non parlo di riduzione dei prezzi, parlo di una minore tasso di crescita dei prezzi, che sono due cose molto diverse, se noi non facciamo nulla affinché i nostri prezzi si mettano a crescere di meno e in maniera parallela a quella degli altri paesi europei, il risultato pratico è che tra 4, 5, 10 anni ci ritroviamo nella stessa situazione di oggi, che abbiamo perso tutta la competitività. Quindi la soluzione diventa quello che i piemontesi mi permetteranno, quelli che ci ascoltano da fuori, si dice un tacun, però un tacun che non risolve la cosa in via strutturale. Allora, è vero che in certi momenti ci vuole il cerotto, in certi momenti può servire una trasfusione di sangue se il malato sta morendo, quindi ben venga la trasfusione e quindi ben venga un aggiustamento del cambio nominale per dare ossigeno, sangue ad un'economia che in un certo momento è in grosse difficoltà. Però se uno non pensa anche a agire sulla crescita dei prezzi, la cosa è vana. Allora andiamo a vedere cosa si può fare, qui salto delle slide che abbiamo già visto, andiamo a vedere quali sono i problemi. Allora, i prezzi crescono quando si parla di prezzi, pensiamo ad esempio a uno dei riferimenti fondamentali, è il cosiddetto costo del lavoro per unità di prodotto. Questo costo del lavoro per unità di prodotto può essere letto da destra o da sinistra. E cambia veramente molto, perché il costo del lavoro per unità di prodotto, per gli amici CLUP, è dato da il costo del lavoro, cioè per esempio il salario mensile di un occupato, diviso la produttività mensile di quello stesso soggetto, di quello stesso fattore produttivo. Ok? Allora, quando la Confindustria parla del costo del lavoro unità di prodotto e dice in Italia è cresciuto, spesso dice una cosa vera, però dimentica metà della storia. La cosa vera è che il costo del lavoro per unità di prodotto è cresciuto. Quello è vero. Ma la cosa che si dimentica è che il costo del lavoro cresce per due motivi.
o perché si aumentano i salari, o perché la produttività non cresce. E la produttività del lavoro è influenzata da molti fattori, dalla quantità di capitale fornito al lavoro, dalla quantità di tecnologia fornita al lavoratore, dalla quantità di formazione, da tutto un insieme, e poi da tutto l'ambiente circostante, quindi dal sistema giudiziario, dalla pubblica amministrazione, da tutto ciò che gira attorno a quel lavoratore che sta lavorando. Quindi, in parte a volte il nostro club è cresciuto per degli aumenti salariali, ma molto spesso è cresciuto, non diminuito, perché la produttività era bassissima. E la produttività del lavoro è qualcosa che è controllata dai lavoratori in minima parte. Cioè, il lavoratore controlla il fatto di andare o non andare a lavorare, di esserci o non esserci. Nel momento in cui lui si mette sotto il controllo dell'impresa e fa quello che l'impresa gli dice, poi la sua influenza diventa molto modesta. Bisogna vedere in che tipo di organizzazione è stato collocato. Comunque resta il fatto che questa produttività bassa sia uno dei problemi grosso che poi agisce sul costo del lavoro per unità di prodotto e quindi sulla crescita dei prezzi. Quindi parlare di crescita dei prezzi che i prezzi crescono troppo o dire che la produttività cresce troppo poco è due modi per dire la stessa cosa. Ok? Quindi invece di occuparci della crescita dei prezzi ci occupiamo del fatto che la produttività sia cresciuta poco. Allora, quali sono i motivi? Beh, uno dei motivi, la tassazione ne può aumentare il costo, però la tassazione deriva dal fatto che si debbano mantenere una serie di strutture. Se quelle strutture sono ad alta produttività, accrescono poi il valore del prodotto. Se la produttività è bassa, cioè se io ad esempio io pago delle tasse per mantenere un tribunale, ce n'è uno da queste parti, ma se quel tribunale poi, questo qua tra l'altro non è neanche di quelli che funziona peggio, funziona abbastanza bene, no? Il nostro tribunale funziona abbastanza bene, ma tanti tribunali non funzionano come dovrebbero. E a questo punto quel denaro lì va su una voce che poi non rende il dovuto. E allora io nella mia azione, il mio prodotto, non vale quanto dovrebbe. Prego. Tassazione diretta, indiretta o tassazione diretta. Il governo attuale, per una serie di ragioni che sarebbe bello commentare, ha scelto la strada di far crescere l'inflazione, secondo me. Questa è una mia opinione. Ma l'avesse fatto ci sarebbero degli aspetti interessanti. O comunque si comporta come se lo stesse facendo, nel senso che sta mettendo dentro al sistema elementi di inflazione, sia dall'aumento della tassazione delle accise, l'aumento della tassazione IVA e così via. Lei cosa ne pensa di questo? Cioè... Vabbè, possiamo tornarci a fine di questa... Me lo ricordate? Allora, uno degli elementi della nostra bassa produttività è dato da imprese molto piccole. È una cosa che in Italia non va molto di moda dire, perché noi siamo molto orgogliosi di avere 4-5 milioni di imprese in Italia, fino a poco fa anch'io ero un'impresa, perché avevo una partita IVA. Però gran parte degli studi fanno vedere che quando le imprese sono nelle dimensioni, delle nostre dimensioni, quando parliamo dell'impresa italiana parliamo di 1, 2, 5, 10 dipendenti, la gran massa delle aziende, queste aziende hanno grosse difficoltà. Hanno grosse difficoltà perché non riescono a sfruttare delle economie di scala. Con un po' una dimensione un po' più grande, tutta una serie di costi sarebbero uguali, ma la produzione sarebbe più grande. E quindi questo è un elemento. Questo non vuol dire che noi dobbiamo parlare male della piccola impresa. Grazie a Dio le abbiamo le piccole imprese, e per fortuna che ci sono. Però noi dobbiamo aiutarle, dobbiamo fare tutto il possibile perché alcune di loro crescano. Perché se non c'è questo processo
quelle che non è che tutte devono diventare grandi, non possiamo pensare di avere 4 milioni di imprese con 1000 dipendenti l'una, dovremmo avere 4 miliardi di abitanti e non tornerebbero i conti. Ho detto giusto, no? 4 milioni per 1000? Sì. Però dovremmo avere un sistema per vedere che in qualche modo alcune imprese possano crescere. E di questo poi torneremo. L'istruzione e la formazione sono carenti. E lo stanno diventando sempre di più. Soprattutto la formazione, direi. La formazione è un nostro punto debolissimo e questo fa sì che poi il lavoro sia meno produttivo. Ma anche l'istruzione lascia molto a desiderare. Per quello la mia conoscenza dell'università mi fa dire che a volte ci sono imprese che si lamentano e dicono ma avevamo mandato uno che aveva 110, poi non sapeva la partita doppia. E parlo di economia, parlo della facoltà di economia. Cioè, a volte ci sono lamentele. Pubblica amministrazione poco efficace. Ovviamente un'impresa non è le imprese, la produttività non è frutto semplicemente di ciò che succede dentro le mura di un'azienda, ma è frutto del fatto che tutto un sistema esterno funzioni. Di tutti, uno dei più importanti elementi del sistema esterno, la giustizia. E la giustizia, soprattutto la giustizia civile, è lenta. Di quello torneremo magari a parlarne un po', perché io non è che sia un esperto di giustizia, ma è certo un tema su cui bisogna parlare, è molto importante. Prego. Sì. Tutte le persone che la forza lavoro generale dell'Italia, diciamo il 100%, quante persone sono impiegate nella pubblica amministrazione, quanto nel privato? E del privato, senza darci la percentuale di imprese da 1 a 5 persone, fa il 3%. Allora, mi pare che in Italia con più di 250 addetti ci siano veramente pochissime aziende, si contano migliaia di aziende. È veramente un numero limitatissimo. Tutto il resto siamo su veramente. Vediamo se riesco a recuperare dei dati. Forse ho qualcosa. Mi pare che ho qualcosa portato. Ma per la pubblica amministrazione posso dire che spendiamo circa il 32%, ve l'ho fatto vedere due volte fa, il 32% del PIL in servizi. E i servizi in parte sono anche l'acquisto di cannoni o aeroplani, però poi di questo c'è molto, sono salari di pubblici dipendenti. Noi siamo sul 20-25% del PIL, che dato che i salari nella pubblica amministrazione grosso modo dovrebbero essere molto diversi da quelli del privato, indicativamente dovrebbe essere una forza lavoro di quell'ordine lì, 25% del... Allora, quindi c'è un problema di pubblica amministrazione, un problema di sistema complicato, che fa perdere molto tempo, con norme che non sono chiare, regole che non sono di facile attuazione. Questo è un altro tema su cui bisogna lavorare. Ci sono stati dei decreti di semplificazione, qualcuno dice che a volte hanno anche complicato le cose. Bisogna vedere di fare della semplificazione fatta bene, che semplifichi davvero le cose. Bassa partecipazione delle donne alla forza lavoro, ne abbiamo già parlato due volte fa, ma se noi riuscissimo ad avere una partecipazione delle donne alla forza lavoro equivalente alla media europea, noi avremmo un avanzo di bilancio notevolissimo e potremmo, la nostra situazione sarebbe profondamente diversa, avremmo un PIL più vicino a quello francese che a quello italiano attuale. Cioè sarebbe un enorme fattore di crescita riuscire a utilizzare la forza lavoro in modo sensato. Alto costo dell'energia. Abbiamo visto l'altra volta che noi spendiamo una delle voci, la principale voce negativa della bilancia dei pagamenti è la bilancia energetica, l'acquisto di energia, e in più viene a essere molto caro. Abbiamo parlato del gas, da noi ci sono questi contratti, bisogna vedere se si riuscirà ad aggiustare questi costi. È un grosso tema. Il tema dell'energia, se si riesce ad agire lì, si può incidere sul costo finale del prodotto. Illegalità e mancanza di sicurezza, specie al sud. Questa è un'altra determinante di cose. Poi ci sono elevati oneri fiscali. Gli elevati oneri fiscali
abbiamo già visto fondamentalmente da cosa sono causati. Un pochino da una spesa previdenziale un po' sopra la media europea, ma poi da un 5% di PIL che se ne va in interessi. E quindi qua bisogna fare un discorso molto onesto. Quando si parla di riduzione delle tasse, bisogna dire che... Allora, la riduzione delle tasse è un tema su cui tutti sono d'accordo, ma nessuno spiega precisamente come la si possa fare. Se pensiamo di farla tramite i costi della politica, sappiamo che cosa sono 10 miliardi all'anno, 15 miliardi all'anno, non fanno un punto di PIL, non ci arriva. E a parte che è tutto il costo della politica che sarà un punto di PIL al massimo, metà però è utile, almeno un 50% probabilmente da conservare, quindi se riusciamo a raschiare uno 0,5, un mezzo punto di PIL, è quello che riusciamo a portare a casa. Quindi non è lì che uno... però è comunque... Sappiamo che la spesa per servizi è in generale bassa, per cui quei soldi non vanno trasferiti a una minor tassazione. La spesa per servizi, noi ce l'abbiamo la quarta più bassa in Europa, dopo Slovacchia, Portogallo, Grecia, vanno messi in formazione, educazione, quelle cose che sono sotto. E allora da dove saltano fuori questi tagli al delle tasse? Allora, uno, se si riesce a ridurre l'onere degli interessi. Se noi invece di spendere 5%, 5,6 in interessi riuscissimo a pagare 1, 1,5, allora avanzerebbero 4 punti. Ci sarebbe lo spazio per 4 punti di riduzione delle tasse. Dopo il 2060, vedevo oggi delle previsioni della Ragioneria Generale dello Stato, succede, cioè nel 2040 o 30 c'è una piccola riduzione della spesa previdenziale, poi però ricresce ancora un po' e solo dopo il 2060 le previsioni sono che diminuisca in modo fisso. Quindi dalla spesa previdenziale, con le manovre che si sono fatte, le varie riforme, Dini, Maroni, Scalone e poi Fornero, si è ottenuto che non cresca più di tanto, che cresca poco. È sotto controllo, ma da lì noi non è che riusciamo a raschiare molto, cioè da dire grazie alla ridotta spesa previdenziale saremo in grado di ridurre le tasse di 3 punti, chi ve lo dice vi conta delle storie, o meglio, o ha in mente di affamare un po' di pensionati, allora basta che sarebbe solo carino che lo dicesse, io ho intenzione di affamare un po' di pensionati, sapremmo qual è l'intenzione, oppure restando con dei livelli di spesa comparabili a quelli programmati attualmente, dalla spesa previdenziale non si riesce a ricavare delle grosse somme. Si riesce a ottenere che non cresca. Quindi, tutto quello che noi riusciamo a raschiare è 4 punti, che non sono da buttare via 4 punti, perché se riuscissimo a ridurre la pressione fiscale di 4 punti, sarebbe già una bellissima cosa. 4 punti, voglio dire, sono una manovra da 4 punti, in fondo tutte le manovre che abbiamo fatto, che si hanno fatto da agosto 2011 ad oggi, credo che non vadano molto, sono 4-5 punti, credo, non molto di più. Quindi ci saremmo risparmiati tutte queste manovre, con quei 4 punti. Quindi, questo è secondo me un discorso molto importante. Si può pensare di ridurre la pressione fiscale, ma quando qualcuno vi dice porteremo le tasse al 20, la pressione fiscale dal 45 40, al 20% o 30%, racconta delle barzellette. O è male informato o è in malafede. O in malafede nel senso che dice sono ben informato ma o ti conto delle storie oppure ho dei progetti che non ti rivelo per fare delle cose in qualche misura indicibili. Cioè non è un qualcosa su cui noi possiamo intervenire.
intervenire, salvo che non si decida di chiedere alle autorità o una comunità, come dire, finanziaria o a tutte e due, in qualche modo una sorta di concordato preventivo o di riduzione delle tasse di interesse artificiale da qui ai prossimi 10 anni. Primo. Secondo, in realtà noi abbiamo vissuto con altri tassi di interesse sul debito pubblico negli anni 70, ero un ragazzino. Il problema era che allora il reddito che veniva generato andava a finire alle famiglie. Quindi in realtà, e sono un testimone anche di questo, cioè personalmente io ho vissuto questa fase in cui in realtà tassi di interesse molto elevati consentivano di far crescere il capitale e anche di far sì che in qualche modo il reddito familiare ne avesse un vantaggio. Il problema è che oggi ciò non è più. Cioè oggi in buona parte il debito fiscale... il debito pubblico non è nelle mani delle famiglie e spesso è in mano di enti, diciamo così, o di società straniere. Di conseguenza è una secca estrazione, mi pare il 16% in mano di famiglie e imprese, una secca estrazione di reddito, ma no, straniere siamo sul 35%. Ma io preciso che la prossima unità è sul debito, quindi appena abbiamo finito di parlare di questo parliamo solo di debito. Quindi ci sono questi oneri fiscali che oggi gravano, potremmo pensare a un 5%, potremmo ridurre, non 5 troppo, 3-4%, ridurre il costo del lavoro del 3-4% se riducessimo la tassazione di un 3-4%. Forse sul lavoro si può ridurre anche di più, a condizione di poi tassare altre cose di altro tipo, ad esempio tassare l'inquinamento, tassare il consumo di suolo. Noi potremmo fare degli sforzi per togliere la tassazione dal lavoro, in maniera che sia chi vuol dare lavoro e chi cerca lavoro, chi vuol dare occupazione e chi offre occupazione, entrambi siano facilitati, però spostando la tassazione sull'inquinamento, su chi produce anidride carbonica, su chi, tutte varie forme di inquinamento. Quindi, però in totale, la pressione fiscale totale può ridursi di 3-4 punti. L'evasione ha un significato redistributivo. L'evasione ha un significato redistributivo, nel senso che io posso ridurre la pressione fiscale su il signor Rossi che attualmente sta pagando le tasse, perché riesco a farle pagare a Bianchi che non le pagava. Questo ha degli effetti, ha tutta una serie di effetti positivi, non solo dal punto di vista della giustizia, dal punto di vista di far vedere che lo Stato è una cosa seria, anche dal punto di vista dell'efficienza del sistema economico, perché se è un sistema economico l'evasione è distorsiva, conduce nella competizione che nell'economia ci deve essere, conduce che vinca non il migliore, ma vinca il più truffatore, il più ladro. E quindi noi non abbiamo che non fanno più utili quei soggetti che sono migliori a fornire servizi alla società, ma fanno più utili quelli che sono più bravi a truffare il prossimo. E quindi ciò è distorsivo, è profondamente distorsivo. Però dal punto di vista macroeconomico, io... Se ho bisogno oggi di 45-46%, se ho una spesa totale oggi, che abbiamo visto essere di 52% del PIL, se io quel 52% gli tolgo 4 punti di eccessivi interessi che sto pagando, vado al 48. Quindi quello è... E poi lì mi fermo, perché non è che ho poi molte altre cose da fare. L'evasione non sarà altro che una redistribuzione di carico fiscale da Tizio a Caio, ma macroeconomicamente non può avere effetti, deve avere effetti microeconomici, trasferire pressione da uno all'altro. Poi guadagna l'efficienza del sistema. Corruzione e logiche clientelari quanto costano invece? Anche quelle sono distorsive, hanno un effetto distorsivo. Essendo distorsive... rendono più difficile la produzione del prodotto. Il fatto che ad un concorso pubblico venga assunto Tizio che è meno preparato di Caio fa sì che poi avremo una produzione inferiore di servizi pubblici. Il fatto che una gara d'appalto la vinca la ditta A che è meno brava della ditta B finisce che avremo un servizio più caro e di minor qualità rispetto a quello che potevamo avere. Quindi la corruzione
è certamente importante perché peggiora l'efficienza del sistema. Si pagano delle tangenti in termini sentivo di 100 miliardi, ci sono vari studi adesso sulla certezza assoluta, ma comunque ricordiamoci che quei soldi spesso rientrano nel sistema a livello macroeconomico. Quindi che vadano a finire in auto di lusso o in escort o in chi che sia, alla fine in qualche modo dal panettiere quei soldi arrivano in qualche misura. Quelli dell'uso, quelli che finiscono all'estero. Esatto. Quelli che finiscono all'estero. Ma questa non è illusione, questa è delocalizzazione. E delocalizzazione però sono posti di lavoro che è sì, anche se abbiamo visto l'altra volta che una delocalizzazione, forse non so se l'ho portato a dire, una delocalizzazione se viene bilanciata, cioè se non è a senso unico, ma è fatta in modo bilanciato, cioè noi investiamo all'estero, degli altri investono da noi, di per sé non è, anzi è positiva perché ci arrivano degli utili che servono per la nostra bilancia dei pagamenti. Quando gli utili arrivano, questo è anche vero, quando gli utili arrivano. Peraltro c'è un altro fatto, certe aziende, noi vediamo che aziende tedesche, ho dei dati, forse ve li posso far vedere già oggi, aziende tedesche e francesi hanno delocalizzato più di quelle italiane, e ciò ha loro permesso di spostare delle parti del ciclo produttivo a basso valore aggiunto in posti dove il costo del lavoro è basso, e gli ha permesso di tenere maggiori quantità di ciclo produttivo ad alto valore aggiunto il territorio nazionale. Quindi ciò è stato alla fine vantaggioso a livello nazionale. No. Se io certe attività, io ho 10 attività nel produrre un prodotto, di queste alcune sono ad alta intensità di lavoro poco qualificato. Se io riesco quella parte di lavoro poco qualificato a portarla in un posto dove mi costa molto molto meno, riesco poi a raddoppiare la produzione e ad avere nel mio territorio nazionale più attività ad alto valore. Naturalmente devo avere i mezzi per farlo, queste attività ad alto valore aggiunto, cioè devo avere la formazione, devo avere la ricerca e sviluppo, devo avere tutta una filiera che mi stia dietro, perché se invece a casa io tutte cose non le ho, non faccio niente. Elevati oneri fiscali, abbiamo già detto, elevati oneri contributivi, su quello è difficile poi, l'unico modo per ridurre gli oneri contributivi è di metterli a carico del fisco, cioè di dire certa parte dell'onere contributivo lo mettiamo a carico della fiscalità generale, però poi è una cosa da considerare, ma non sono spostare delle partite da una parte all'altra, ma non è scarsa innovazione. C'è una certa letteratura che fa vedere che l'azienda quando è piccola non si può permettere un dipartimento di ricerca e sviluppo. Quindi se voi avete 100 aziende di 10 dipendenti l'una e un'azienda con 1000 dipendenti, non avete la stessa quantità di addetti alla ricerca e sviluppo totale. L'azienda con 1000 dipendenti si può permettere di tenere 100 persone a fare ricerca e sviluppo. Ciascuna delle aziende con le 100 aziende con 10 dipendenti non possono permettersi di tenere una persona a fare ricerca e sviluppo. Risultato, non abbiamo i 100 addetti alla ricerca e sviluppo in entrambi i casi, ma solo quando ci sono le aziende grandi. Questo non è solo in Italia, generalmente in giro per il mondo. Quando si va verso aziende molto piccole cala la percentuale di ricerca e sviluppo. Non a caso in Italia, se guardiamo il bilancio della ricerca e sviluppo in Italia, è particolarmente basso il contributo privato, non quello pubblico. Per quanto possa sembrare strano, lo Stato italiano come Stato non spende molto di meno dello Stato francese o tedesco. Ma la grossa differenza è che in quei paesi lì c'è un contributo privato molto grosso, che viene da queste aziende che hanno alcune centinaia, non è necessario avere milioni di dipendenti, bisogna avere alcune centinaia di dipendenti. Io avevo visto uno studio già un po' di anni fa che diceva che la soglia era 1000, cioè a 1000 c'era il massimo numero di, la massima percentuale di ricerca e sviluppo. Poi da 1000 in su non aumenta più. Quindi avere 1000 o 5000 o 10000 dipendenti non ti fa cambiare la percentuale di addetti alla ricerca.
ma averne meno di 1000 ti può portare ad una bassa basso numero di addetti alla ricerca. Rendite di posizione. Beh, lì qualcosa si è cercato di fare, ma ancora molto poco. Passiamo a tutte le professioni chiuse, professioni o attività chiuse. Lì evidentemente qualcosa ci resta ancora da fare. Quando prima ho parlato della giustizia, la giustizia spesso si parla del bilancio della giustizia, dell'organizzazione, sacrosanto, c'è stata una riduzione del numero dei tribunali che erano organizzati secondo i tempi di Giolitti, o forse ancora prima di De Pretis, credo, fosse la geografia dei tribunali. Però c'è anche un problema dell'avvocatura. Noi in Italia abbiamo, nella città di Roma, ci sono più avvocati di tutta la Francia. Cioè abbiamo un numero pazzesco di avvocati, di questo abbiamo un numero pazzesco di avvocati. Bisognerebbe probabilmente riflettere su una qualche politica che permettesse, che aiutasse una parte di quegli di avvocati che non svolge delle attività di avvocati o soprattutto produttive per loro, a passare ad altre attività. Come fare? Una possibilità potrebbe essere questa, dire: se sei avvocato e negli ultimi 5 anni hai dichiarato poco e tu vuoi, mi firmi una dichiarazione che ti esci dall'ordine degli avvocati e che per 10 anni non ci rientri, quindi tu non sei più avvocato, io ti do un bonus fiscale per i prossimi 5-10 anni e tu ti vai a me, se tu ti apri un'azienda o un qualche altro tipo di attività, ti troverai, io ti agevolo, però in questa maniera riusciremo a far diminuire il numero degli avvocati. Perché è un problema, tutta questa marea di avvocati di qualcosa deve campare. È uno degli strumenti grazie ai quali campa, è cercare di far durare i processi il più lungo possibile. Ma tanti vivono anche male, voglio dire, c'è anche una povertà, ci sono degli avvocati che vivono sulla soglia della povertà, soprattutto tra i più giovani. Non è che, non dovete pensare tutto al grande avvocato, si contano sulle dita di, non sono molti gli avvocati che hanno un reddito del professionista come era una, la domanda era se... Ma questo spazio ci sarebbe se... Ma limitare all'ingresso vuol dire colpire specificamente i giovani. E quindi non... e io infatti non propongo questo. Io propongo di incentivare l'uscita. Di dire, se tu non hai un molto successo in questa professione, io ti aiuto ad andare a fare qualcos'altro. E io ho il beneficio di non avere questa massa di avvocati che in qualche maniera è una forza di pressione perché i processi durino il più possibile. Recentemente c'era stata un'abolizione di qualcosa, quando c'è stata l'introduzione della mediazione obbligatoria, no? Che voleva dire ridurre una parte dei processi, è venuta fuori una mezza rivoluzione, perché questa mediazione voleva dire togliere lavoro agli avvocati. Pensate se noi facessimo delle altre cose, tipo abolire i 3 gradi di giudizio. In Italia abbiamo 3 gradi di giudizio. Com'è? No, ma non riusciamo mai, tutte le volte che si cerca di... Sapete che gli avvocati sono anche un numero così grosso che anche elettoralmente sono importanti. Non parliamo in Parlamento, dove sono un'enorme quantità della... Prego. Le domande poi mi dice lei quando... Si trova, ma sugli avvocati, intervengo sull'ultima cosa proprio perché è sulla mediazione obbligatoria. Agli avvocati, sicuramente ha ragione il signore qui davanti che dice che sicuramente la struttura, diciamo, della legislazione italiana non è così semplice, non ci sono possibilità di difesa personale.
mentre in altri stati sì, e quindi gli avvocati proliferano. Per la mediazione, poi le spiego anche la situazione qui a Torino, per esempio, di molti avvocati che lavorano totalmente in nero per altri avvocati che overproducono, cioè non si spiega come riescano a seguire tantissime cause da soli, il fatto è che hanno dietro altri avvocati che lavorano in nero per loro. Quindi, voglio dire, la situazione è molto più complicata sì, di quello che possa sembrare. Sì, per quanto riguarda la mediazione obbligatoria, che sembrerebbe essere un metodo per diminuire il numero, cioè il numero di processi, eccetera, eccetera. La mediazione effettivamente era stata introdotta come obbligatoria, fermo restando che accedevano alla possibilità di essere mediatori anche persone che, diciamo, con la legge non avevano nulla a che fare, bastava fare un corso di un costo abbastanza elevato che facevano determinate associazioni. Quindi era semplicemente, secondo me, a scopo di lucro. Poi, tra virgolette, a parte il fatto che si pagava la mediazione non aveva carattere vincolante. Cioè, quello che veniva detto dal mediatore non è che era legge, semplicemente doveva essere preso più o meno in considerazione. Si sperava che la spesa, diciamo, fatta dalle parti per la mediazione incitasse a risolvere prima del processo il problema. Questo non è avvenuto quasi mai. Ogni volta che si è andata a mediazione obbligatoria pagando, comunque si è arrivati poi a processo dopo, perché fondamentalmente se non si giudica una cosa per legge nessuno è disposto ad accettare, almeno che non sia vincolante. Quindi secondo me ha avuto effetto totalmente. Io non voglio, adesso non voglio dire che necessariamente che la mediazione fosse la soluzione giusta, voglio solo dire che comunque c'è stata una levata di scudi enorme, perché il fatto che ci sia stata una levata di scudi fa pensare che fosse indicativo che c'era una categoria che si vedeva sfuggire una parte del proprio reddito, della propria... Ma poi molti avvocati sono diventati mediatori, quindi non c'è assolutamente... Alla fine hanno fatto benissimo. Comunque c'è un discorso di rendita di posizione su cui bisogna intervenire. E poi non dimentichiamoci una cosa, parte del paese è in posizione geografica periferica. E questa è una cosa non facilmente... Vabbè, qui abbiamo già visto... no... Se guardate questa cartina, allora, se voi pensate che se il mercato nostro è il mercato dell'Unione Europea, e le statistiche dicono che l'Unione Europea commercia all'80% con se stessa e al 20% col resto del mondo, ok? Quindi, se tu sei un operatore economico all'interno dell'Unione Europea, l'80% della tua attività è con l'Unione Europea. Quindi dirmi, ma io sai, commercio con i paesi arabi. Sapete quanto vale il PIL di tutti i paesi del Nord Africa, dal Marocco fino alla Siria messi assieme? Meno del PIL spagnolo. Tutti messi assieme. Quindi, quando si dice, ma se noi dovremmo, bisogna che il Sud Italia guardi, sì, non fa male a guardare anche. Ma il mercato, l'80% del mercato è il mercato allo stato attuale della Unione Europea. Il 20% è il resto del mondo. Questo, tra l'altro, è anche importante come logica commerciale generale, cioè che ci piaccia o non ci piaccia, questa è la gente con cui dobbiamo avere a che fare, gli europei. Perché trovare un mercato alternativo a questo 80% che oggi è commerciato all'interno dell'Unione Europea è difficile. A questo punto, supponiamo che ci sia un'uguale ricchezza distribuita in tutta l'Unione Europea. Cioè, supponiamo che il reddito pro capite a Cipro e nell'Île-de-France sia uguale. Cioè, a Parigi sia uguale. Supponiamo che il reddito in Andalusia e in Lussemburgo sia uguale. Quindi, uguale parità di PIL. Se così fosse, pur in parità assoluta, comunque ci sarebbe un enorme vantaggio per la zona centrale, perché i percorsi... molti percorsi passano da un centro. Aggiungiamo che noi sappiamo che le cose non stanno in quel modo lì, cioè non è vero che il PIL dell'Île-de-France è uguale a quello dell'Andalusia. Il PIL è fondamentalmente concentrato in questa zona qua, nella zona centrale. Ma quello è un altro fatto. Quindi essere lontani da quella zona centrale è un costo. Poi, se poi i sistemi di trasporto sono scadenti, le comunicazioni sono scadenti, il costo è ancora più elevato. Ma in generale è un costo.
Poi è un costo se ci sono delle montagne, è un costo se... È vero che c'è una parziale smaterializzazione della produzione, ma non più di tanto. Cioè, ricordiamoci che i paesi che hanno ricchezza sono quelli che riescono comunque a tenere un manifatturiero di dimensioni, che tenere un manifatturiero è stato comunque una misura di, per tenere un certo lavoro di qualità. Quindi non possiamo pensare alla totale smaterializzazione del lavoro. Prego. Vi ho fatto vedere l'altra volta la bilancia dei pagamenti, beh, dell'Eurozona, ma l'Unione Europea cambia poco, è sostanzialmente in pareggio. Quindi importiamo e esportiamo più o meno lo stesso. Piccoli surplus, ma non è una cosa grossa. Quindi questa figura qua per me è importante per un motivo. Noi possiamo fare tutte le cose che io vi ho detto prima. Vabbè, posto che voi siate d'accordo, non so, cercare di far crescere le aziende. Cercare di avere una pubblica amministrazione più efficiente, tutto quello che volete, ma la posizione delle nostre regioni resterà quella che è oggi. Cioè, la Calabria resta lì sotto, la Puglia resta lì dov'è, l'Andalusia resta dov'è, e l'Algarve resta dov'è, non si spostano. Quindi è logico, in un sistema comunitario, prevedere che una parte dei fondi del bilancio sia dedicato a sostenere queste zone, che hanno necessariamente un continuo bisogno di essere aiutate a essere più produttive, perché hanno dei differenziali, se non altro per pagare i costi di trasporto. Ecco, la misura giusta sarebbe di pagare i differenziali di trasporto. Se i differenziali di trasporto, in Spagna ad esempio si fa, in Italia si fa con le isole, come si chiama là? La lontananza, la... Beh, nelle Canarie c'è la lecania. Le isole Canarie hanno un contributo speciale per la lecania, cioè sono lontane dalla terra madre, quindi tutto questo... La continuità territoriale. Ecco, adesso qui non è un discorso di continuità territoriale, ma è un discorso di perifericità. Questa perifericità è un costo. E quindi, evidentemente, tutti i paesi che hanno grosse parti del loro territorio in zona periferica partono sempre svantaggiati. Quindi se noi pensiamo hanno una produttività inferiore perché hanno sempre una serie di costi che sono maggiori. No. Nel centro che è più ricco delle periferie. Negli Stati Uniti, per esempio, l'Oregon o la California o New York sono gli stati tradizionalmente più ricchi. Lo stesso Texas a Houston ha avuto un periodo di boom. Sì, loro hanno avuto una crescita con dei centri. Un centro sulle due hanno le due coste. Le due coste sono diventate due centri. L'America ha due centri che sono andati dalle due coste. Ma anche perché è un paese di immigrazione, gli immigrati sono arrivati dal mare e quindi si sono ficcati, il primo posto che hanno trovato erano. Bene, qui mettevo tutte le cure, ve le ho già dette, ve le rivediamo velocemente. Riduzione, corruzione e evasione certamente è una cura perché impedisce, fa sì che il sistema sia più efficiente, controllo dei monopoli piccoli e grandi con autorità vere, e forti. È molto difficile questo problema delle autorità, perché l'autorità controllano, io penso all'autorità dell'energia, all'autorità delle telecomunicazioni, queste... Per essere un esperto di energia, dove devi aver lavorato? Come fai a essere un esperto di energia? Devi aver lavorato in un'impresa elettrica, se no non è che ti inventi una competenza. Puoi essere un professore di materie energetiche, ma che inevitabilmente magari avrà fatto anche qualche consulenza per il campo, per le industrie energetiche. È difficile avere dei controllori totalmente slegati dal settore che regolano. Inoltre c'è il problema che qual è l'altro problema? Ah sì,
che anche quando il controllore è ben intenzionato, e il controllore ben intenzionato è un controllore che vuol fare sul serio, ha comunque la cosiddetta asimmetria informativa. Cosa significa? Che se io sono uno che se ne intende di, non so, telefoni, e devo controllare un'azienda come Telecom Italia, comunque i dati sul reale andamento del business di Telecom Italia lo sa Telecom Italia. E loro mi forniranno le informazioni che riterranno opportuno. Io cercherò, avrò dei poteri ispettivi, avrò dei poteri di... Però comunque loro hanno un vantaggio rispetto a me nella qualità e quantità di informazioni che hanno a disposizione. Questa si chiama asimmetria informativa, che è abbastanza difficile da ridurre. Se c'è un po' di concorrenza, a volte sono i concorrenti che dicono ma guarda che quello sta facendo dei soldi e cercano di... Ma anche lì possono nascere dei cartelli, non è un problema facilmente risolvibile. D'altra parte, se diciamo nazionalizziamo tutto, beh, se nazionalizziamo tutto anche lì non è che abbiamo risolto il problema, perché quelli che lavorano dentro l'azienda, a quel punto lì qual è il loro padrone vero e proprio? Sono loro stessi, che cercano di favorire il loro benessere e la loro condizione. Quindi anche lì ci sarà una simmetria informativa tra gli esterni e gli interni. Gli interni cercheranno di avere salari alti, di avere benefit, di avere tutte queste cose, e gli esterni si troveranno col servizio che si troveranno. Quindi non è detto che la statalizzazione sia necessariamente il modo per risolvere il problema. Sì, probabilmente più l'authority è grande su un territorio ampio, meno forse più ha una possibilità di avere gente. Ad esempio, se l'azienda elettrica italiana la controlla uno che non ha, che viene da un posto diverso, magari potrebbe essere. Però lì bisogna andarci, potrebbe essere una soluzione. Per il sostegno alla crescita dell'impresa bisogna evitare le barriere alla crescita. Vi faccio due o tre esempi. Un esempio. Beh, un esempio è quello del credito, forse ne abbiamo già parlato l'altra due volte fa. Se io devo fare un investimento, mi serve 1 milione di euro, ho due soluzioni. Soluzione numero uno, prendo un prestito alla banca. La banca mi chiede, non so, 10% all'anno. Io quell'anno, negli anni successivi, io faccio, mettiamo, 1 milione di fatturato all'anno. Questo è un investimento che rende molto. Per cui io prendo un prestito di 1 milione e per i prossimi 3 anni faccio 1 milione di fatturato. Anzi, sì, faccio 1 milione di fatturato, sì, giusto. Alla fine dobbiamo vedere quelli che sono gli utili, un momento. E faccio 200.000 di utili, ok? Nel caso in cui abbia preso i soldi dalla banca, io pago il 10% di interessi, cioè 100.000. Allora, mi ritrovo con degli utili ridotti, per oneri finanziari. Io avevo un margine di 200.000, margine prima degli oneri finanziari. Lo riduco di 100.000 perché ho il costo degli interessi. Quindi mi trovo un utile, ho un utile di 100.000, pago la metà di tasse e mi ritrovo con un utile netto di 50.000. Seconda soluzione, ho bisogno di 1 milione di euro. Lo chiedo a soci, magari a parenti, amici, cugini, zii, che me lo danno. Questo capitale, alla fine dell'anno io mi ritrovo con un utile che è maggiore, perché non ho pagato le tasse. Per cui mi ritrovo 200.000 di utili. 200.000 di utili, che sono uguali al margine prima di... Dato che non ho oneri finanziari, mi trovo 200.000 di utili. Su 200.000 di utili pago 100.000 di tasse. 100.000 di tasse, di cui... Per cui lo Stato è andata bene, prima gli ho dato 50.000 di tasse, in questo caso gli do 100.000 di tasse. Però io poi alla fine dovrò pagare, remunerare questa gente qui, e con un e per cui alla fine a me resta lo stesso o di meno. Questo fa vedere, però ho l'onere di stare a sentire cosa dicono queste qui, molto più della banca, perché la banca non è un socio a tutti gli effetti, mentre questa gente qui è mia socia. Per cui io dico, ma chi me lo fa fare? Perché mi devo prendere dei soci? Se invece prendendo il prestito in banca io
finisco che pago meno tasse, perché mi riduce l'utile, quindi pago meno tasse, e non ho gente tra i piedi che viene a dire quello che devo fare io. Allora, una delle cose che si possono fare è di dire, cerchiamo di imputare la deducibilità di certi utili. Se io oggi ottengo del capitale nuovo, per i prossimi 3 anni devo potermi scaricare il costo di questo capitale, come se fosse un prestito dalla banca. Il governo Monti ha cercato di fare una cosa del genere, ma l'ha fatta troppo timidamente. L'ha fatta col primo decreto Salva Italia. Ma è stato fatto troppo... Poi io parlavo con un commercialista, mi diceva... È molto complicata la cosa, prima che uno riesca a farla è veramente difficile. Bisogna renderla più semplice, poi anche il tasso di interesse applicato mi pare fosse del 3%, che è molto basso. Chi è che riesce a indebitarsi al 3%? Cioè il tasso riconosciuto sulle partecipazioni è del 3%, che è troppo basso. Bisogna avere un tasso più alto, poter dedurre un tasso più elevato. Comunque voglio dire, quello è un filone su cui si potrebbe ancora lavorare. Altro filone, tutta la legislazione dove la barriera sono i 15 dipendenti. Perché se noi abbiamo una legislazione del lavoro, una legislazione, altre legislazioni dove la barriera sono i 15 dipendenti, quello è un chiaro messaggio che dice non crescere. Bisogna trovare un modo per avere delle normative il più possibile armonizzate in maniera tale che non ci sia un disincentivo alla crescita. Come? Ci sono normative diverse, queste normative diverse possono diventare delle gabbie. I cartelli azionari, come si chiamano? Sindacati? I patti di sindacato. Sì, cioè tu certamente, il nostro diritto commerciale, io non sono un esperto della materia, ma il nostro diritto commerciale è abbastanza arretrato su tante cose, permette un maltrattamento dei piccoli azionisti, il cosiddetto parco buoi. Dato che è facile maltrattare i piccoli azionisti, pensate a tutta la storia di Telecom Italia era controllata da un piccolissimo, da un capitale, da una società che forse non era neanche quotata in borsa, e c'era tutta una catena, non è la storia di adesso, questo succedeva anni fa, adesso la situazione è molto migliorata, però la società fu indebolita enormemente con quel meccanismo, e furono indeboliti i piccoli azionisti che si videro scomparire, svuotare quello che l'impresa in cui loro avevano investito. Sai, non conosco, ma... Allora, noi abbiamo bisogno di un diritto commerciale che tuteli anche gli azionisti piccoli, per un semplice motivo: se non li tuteliamo, la gente non va a investire nella capitalizzazione delle imprese. Poi è stato abolito il falso in bilancio, salvo per le società non quotate in borsa. A meno che l'azionista provi il danno. Quindi io devo provare, se io do dei soldi a un signore e partecipo al capitale della sua società, e poi lui fa un bilancio falso, chiaramente falso, spetta a me pagarmi dei commercialisti, degli esperti, e provare che io ho avuto un danno. Cioè non basta il fatto che lui abbia fatto un bilancio falso, devo provarlo io. Ovviamente, se mettete degli oneri del genere su un piccolo azionista, questo dice, ma chi me lo fa fare? Vabbè, se non è quotata in borsa. Se è quotata in borsa, il danno c'è sempre, si suppone. Vabbè, altre cose qui le abbiamo viste. Ricerca e sviluppo privata. Io vi dico, molte di queste cose qua voi le ritrovate, non tutte, ma voi le ritrovate sul meetup che si chiama Officina Democrazia, dove è in corso un tentativo di preparare delle proposte che possano cercare di dare una soluzione. Per cui se voi avete intenzione di lavorare su queste cose, sul meetup Officina Democrazia potete intervenire, e molte di queste cose qua le ritrovate, non tutte, ma... Ah, le province, l'abolizione delle province. Se ne parla tante volte, a volte se ne parla come dire sì,
eliminiamo il costo di questi burocrati. L'abolizione delle province, il costo dell'abolizione in sé è tutto sommato modesto. Può dare fastidio vedere della gente spesso poco qualificata, con pochi meriti, che porta a casa dei discreti salari. Però, superato questo fastidio epidermico, peraltro molto condivisibile, il danno economico è modesto, nel senso che il costo totale delle province, non so se sia 600 milioni all'anno, una cosa del genere, non, è una somma non... Il costo amministrativo, non dico il costo dei funzionari, perché poi quelli che fanno le strade ci vogliono lo stesso, non è il costo di quelli che riparano le scuole ci vuole lo stesso. Però il problema delle province, come di tutti i molti livelli di governo, è che creano incertezza su chi è responsabile di cosa. Io in italiano possiamo usare la parola responsabilità, cioè chi è che risponde. Io vi faccio un esempio. In provincia di Cuneo, a Marene, una volta c'era un casello dell'autostrada. Non so se conoscete il posto. C'era un casello dell'autostrada che svolgeva onestamente il suo compito. Si usciva, si andava dove si voleva. 4-5 pochi anni fa è stato introdotto un nuovo casello che è una roba mostruosa. Ti porta per 2 km in una direzione e poi se devi andare a Savigliano, Marene, Saluzzo, torni indietro di 2 km. Fai 4 km regalati all'effetto serra con beneficio, a parte di petrolieri e raffinerie, per nessun altro. Sarebbe bello sapere chi è il responsabile. È la regione? È la provincia? È il comune? Il fatto che abbiamo così tanti livelli di governo per un normale cittadino rende difficile capire ma chi è che è responsabile, chi è che bisogna andare a cercare. Se ne eliminiamo almeno uno, diventa già più semplice la ricerca di un colpevole. E poi questo anche nei processi autorizzativi. Il fatto che ci siano così tanti enti coinvolti rende... È vero che qualcuno deve autorizzare le cose, ma se devono autorizzarla 4 livelli di potere diversi, diventa difficilissimo per un'azienda ottenere un permesso, ottenere un... Quindi questo è il vero risparmio. È il risparmio nel tempo risparmiato. È il risparmio di tutti questi che evitano di fare sto giro da cretini che vanno a 2 km in una direzione e poi tornano 2 km nella direzione opposta. Non tanto nei 600 milioni di euro che, voglio dire, fanno piacere, ma non sarebbero... E molto di più quello che si risparmierebbe in termini di guadagni. Meno gradi di giustizia, meno livelli amministrativi. Vabbè, adesso potremmo... facciamo una piccola pausa o no? Allora, però la facciamo, compromesso, la facciamo ma breve, 10 minuti, e poi partiamo col debito pubblico.
a meno che poi non lo faccia. Sì, io parlo anche del ministro, cioè mi interessa, come diceva prima, mi stiamo sono stato di movimento a destra. Ciò che deve cambiare la posizione dei fattori. Se però poi tutto ciò è compensato dagli investimenti diretti esteri sull'Italia, perché noi dobbiamo, se delle aziende private, non private come banche, diventano di proprietà straniera. La posizione del tesoro estero. No, non puoi impedirlo, ma... Sì. Perché sì, possono comprare, tu puoi comprare azioni in Intesa, tu puoi comprare azioni in Intesa San Paolo. Lo so, però non mi verrebbe mai di fare una campagna pubblicitaria. Ma in realtà non cambierebbe, no, la sostanza è quella nostra. Bene, iniziamo! Ma il video, cioè noi... È un 100% o è un po' più di un 100%? Perché possiamo provare a premere ad esempio queste icone laterali le possiamo eliminare? Ah, peggio. Ecco, vabbè, così, deve essere almeno a un 100% più. Ecco, così, ok. Deve avere tutto il... Allora, siamo collegati? Bene, parliamo di debito pubblico, purtroppo è un tema molto importante e come vedremo, non esiste neanche una soluzione, non esiste una soluzione indolore, è triste dirlo, ma la soluzione indolore non c'è. Allora, vediamo un momento com'è che lo Stato si finanzia. Mi domando, quella telecamera lì spara su una finestra? Perché avevo avuto delle... No, se io mi metto qua, lo evitiamo quella telecamera lì? Sì, questa. Ecco, ma se io mi metto qua, allora io mi metto qua così non ho una finestra sulle spalle. Lo Stato si può finanziare in vari modi. Io ho cercato di elencarli, tassando questo... Che io sappia lo fa da almeno 3-4 mila anni quello di tassare. Perché ogni tanto c'è qualcuno che mi leggo degli interessanti articoli di gente che dice le tasse non sono necessarie, lo Stato può vivere senza tasse. Ripeto, che io sappia sono 4-5 mila anni che gli Stati utilizzano tasse. Nonostante anche battessero anche moneta. Cioè, non è che il battere moneta... Non è che il battere moneta sia un'alternativa totale all'emettere tasse. Le tasse sono una componente importante. Possono vendere cespiti, questa non è una cosa ordinaria, ma di tanto in tanto si vende un bene pubblico. Ci si può finanziare tramite degli utili di società, pensate, non so, lo Stato italiano riceve utili da Eni o da altre società partecipate. Si può indebitare, un altro modo in cui lo Stato può prendere, oppure può emettere moneta. Con il signoraggio si può finanziare. Di tanto in tanto sentite qualcuno che vi dice buttate a mare i primi 4 sistemi, c'è solo il 5º, è l'unico che bisogna utilizzare e si può vivere totalmente. Io non ne sono convinto. Normalmente il primo, gli ultimi due sono quelli più importanti, gli altri sono un po' più di secondaria importanza. Cosa succede qua? Oggi ci occupiamo in particolare del prendere a prestito. Beh, se avremo tempo ci occupiamo poi anche di signoraggio, ma è una cosa che ho lasciato come di inflazione signoraggio, ma vedremo se ci avanza tempo. Allora, lo Stato può vendere dei titoli o alla banca centrale con la cosiddetta monetizzazione e anche con forme di signoraggio, alla fine c'è una forma di signoraggio perché di fatto la banca centrale in questo modo mette in circolazione della moneta senza contropartita alcuna, e ti dà un pezzo di carta e ti fa fare qualcosa. Oppure lo dà ai privati e si ha creazione di debito.
Ah, sì, il signoraggio praticamente è dato il signore. Ci arriviamo? Arriviamo subito. No, vabbè, comunque il signoraggio è questo, è un potere che deriva dal fatto di, che deriva dalla sovranità, cioè dall'essere colui che comanda in un certo posto, che può battere della moneta, che non ha un valore intrinseco, cioè non è che ha una valuta che deriva dall'oro o, e poi anche da un qualche preziosità, ma vale perché si dice io stabilisco che questa cosa abbia valore. E lo si misura in termini di moneta, in termini emessa, cioè tutte le volte che lo Stato emette della moneta nuova, in particolare la banca centrale, noi normalmente il nostro Stato delega alla banca centrale l'emissione della moneta. E la moneta viene emessa senza contropartita, cioè viene emessa il valore reale di questa moneta è quello, è comprare 100 mucche. Se vuole comprare 100 mucche, dà a un contadino, un allevatore che ha le 100 mucche, gli dà dei biglietti di carta con su scritto tot euro, e il contadino dà delle mucche allo Stato, e lo Stato le utilizzerà, non so, per dare la carne agli asili nido. In cambio riceve dei pezzi di carta dallo Stato. Naturalmente questi pezzi di carta hanno tanto più valore quanto più bassi sono i prezzi, perché se i prezzi sono molto elevati, lo Stato ha un bel mettere pezzi di carta in circolazione, ma questi pezzi di carta non valgono nulla se i prezzi sono molto elevati. Per cui vedremo, c'è poi la formula, si parla di moneta in termini reali, quindi lo Stato può fare signoraggio, cioè può finanziarsi, se emette della moneta e se questa moneta non è totalmente mangiata dall'inflazione, cioè se non ci sono prezzi troppo elevati. Però più o meno ho reso l'idea, cioè signoraggio e finanziarsi con l'emissione di moneta, fondamentalmente. Allora, qua vi voglio far vedere, scusate, andiamo un po' nel tecnico, ma quando ce l'ho, è un po' opportuno. Allora, vi voglio far vedere che cos'è un tasso di interesse reale. Che cos'è un tasso di interesse reale? Se I è il tasso che io pago su un prestito, io prendo a prestito da un mio amico 100 euro. Vabbè, vi posso fare questo esempio, l'esempio dei due panettieri. Ci sono due panettieri. Un panettiere ha dei contratti con dei clienti che deve soddisfare. Okay? Lui deve onorare i contratti e per cui deve fornire 100 kg di pane oggi ai suoi clienti. Però per vari motivi lui non ha i 100 kg di pane. Ok? Lui non ha i 100 kg di pane, per cui avrebbe un'enorme penalità per non fornire ai suoi clienti questi 100 kg di pane. Potete dire 100.000 kg di pane, 100 milioni di kg di pane, una certa quantità di pane, 100. Allora il panettiere cosa fa? Si rivolge alla banca e dice alla banca: senti banca, io devo, ho bisogno di comprare 100 kg di pane. E il pane costa 2,50 euro al chilo. Io ho bisogno di 250 euro. La banca gli dice, va bene, ti do 250 euro. E ti chiedo l'interesse del 10%. E per cui lui dovrà restituire alla banca 250 euro più 25, 275 euro. Cosa succede? Tra un anno, il prestito è per un anno, ok? Il panettiere prendi 250 euro e riesce a comprare 100 kg di pane. La banca praticamente rinuncia a 100 kg di pane in questo modo. Il vero valore di questi 250 euro sono 100 kg di pane. Passa un anno, nel frattempo il prezzo del pane passa da 2,50 euro al chilo a 5 euro al chilo.
Per cui 100 kg di pane costano 500 euro, non più 250 euro. Ma il panettiere va dalla banca e gli restituisce 275 euro. 250 euro che aveva preso a prestito, più 25 di interessi, 10%. La banca quanti chili di pane potrà comprarsi con questi 275 euro? 275 meno diviso 5, che fa 275, 250 diviso 5 faceva 55. Per cui, in termini nominali, la banca riceve il 10% in più di quello che aveva dato. Aveva dato 100, riceve 100, 110. Aveva dato 250, riceve 275, cioè il 10% in più. In termini reali, la banca aveva dato 100 kg di pane, si ritrova con 55 kg di pane. La banca è stata espropriata in qualche modo dal panettiere di 45 kg di pane. Per cui il tasso nominale che ha pagato la banca, che ha pagato il panettiere, era un tasso del 10%, il positivo, più 10%. Il tasso reale che ha pagato il panettiere era del meno 45 negativo. Ok? Cosa che capita nei posti dove c'è inflazione e dove sono nell'Italia degli anni 70 c'era gente che prendeva il mutuo sulla casa a tasso fisso, ha preso, gli è andata bene, ha preso il mutuo e sono stati anni con l'inflazione 10, 12, 15, 18, 19 siamo arrivati un anno, alla fine ha pagato un mutuo irrisorio. A quelli è andato bene. Ora capite, se volete vedere in questo caso qua, potete fare l'esercizio se I è 0,1, cioè 10%, che l'interesse è nominale, quindi 1 più I farebbe 1,1, che è per l'interesse nominale. PA è la crescita attesa dei prezzi, nel nostro caso i prezzi sono cresciuti del una crescita del 100%, quindi abbiamo 1 più PA è uguale a 2, e se tutto va bene dovremmo fare 110 diviso 2 fa 55. 110 diviso 2 quanto fa? 55. E che vuol dire, dato che questo è 1 più il tasso di interesse reale, se voi gli sommate, se gli sottraete 1, viene fuori il valore del RR, e R è meno 45. Come voleva si dimostrare, c'è un tasso reale di interesse, in questo caso, del meno 45%. Quindi quella formula lì è una formula che va bene, col caso del panettiere, e va sempre bene, per calcolare il tasso di interesse reale. È molto importante questa forma. Scusate se mi scoccio con questo tecnicismo, ma è utile. Ebbene, negli anni 70 si sono presi una scoppola le banche, non male. O normalmente, allora si presero una discreta. Sì, se io prevedo inflazione, o non ti do il mutuo. Se io prevedo inflazione, o non ti do il mutuo a tasso fisso, o te lo do a un tasso molto più elevato dell'attuale tasso. Perché mi voglio tutelare contro un evento inflattivo. No, credo per chiarezza per tutti, perché questo è un punto fondamentale, suppongo. Se lei potesse spiegare magari meglio a tutti quanti qual è la relazione tra l'inflazione e lo stampare denaro, perché le critiche a questa, diciamo, politica viene tutto da lì. L'altra unità che ho già preparato su signoraggio e inflazione parla anche di quello. Allora ci arriviamo dopo. Perché ho tutta un'unità che parla. Per adesso siamo riusciti a chiarire. Ora, quando noi facciamo un contratto di credito, io vi presto dei soldi, voi prestate dei soldi a me, io ho in mente un tasso di inflazione atteso. Per poter fare un contratto con voi, io devo avere un tasso di inflazione PA. Cosa vuol dire PA?
è un prezzo, è quello che io mi aspetto, mi attendo, che cresceranno i prezzi durante la durata del contratto. Dato che il contratto di credito è un contratto sul futuro, perché io ti presto dei soldi oggi, tu me li restituisci, diciamo, tra un anno, io devo avere nella mia testa un'idea di quale potrà essere l'aumento di prezzo nel periodo considerato. E se io non so questo, non posso fare un contratto. Quindi io ho nella mia testa un PA, cioè un aumento dei prezzi atteso. Conoscendo questo aumento dei prezzi atteso, posso anche dire qual è l'interesse reale che io mi aspetto da questa operazione. Ok? Nella realtà, però, il tasso di interesse P, non il tasso di interesse, la crescita dei prezzi, l'inflazione, non è uguale a PA, è un P diverso. Cioè io mi la banca si aspettava magari che in quell'anno, torniamo alla storia del panettiere, l'inflazione sarebbe stata del 5%. Allora loro si erano fatti questo discorso. Io presto al panettiere al 10%. C'è un'inflazione del 5%, io riesco a lucrare un 5% di interesse reale. La banca si tiene per sé un 5 reale. Invece la banca si aspettava un'inflazione del 5%, ma invece l'inflazione è stata del 100%. È per questo che la banca si è trovata poi con interessi negativi. Quindi un conto sono gli interessi che i PA, l'inflazione che io mi aspetto, e un conto è l'inflazione che poi si verifica nella realtà. L'inflazione che si verifica nella realtà dà luogo al tasso di interesse reale, effettivo, non quello atteso, che sono due cose diverse. Inutile dire che se l'inflazione effettiva è diversa dall'inflazione attesa, il contratto realizzato è diverso da quello atteso. Ok? Io ci casco un paio di volte, ma poi basta. Qui vale il solito principio che io vi ho detto, per me è fondamentale, chi la fa l'aspetti. Cioè, se voi mi imbrogliate, vi va bene un paio di volte che io vi presto dei soldi, poi viene la chiamata inflattiva e io perdo buona parte del mio capitale, poi però a voi i soldi non ne presto più, perlomeno a tasso fisso. Se volete, nella migliore delle ipotesi ve lo presto a tasso variabile. Nella migliore delle ipotesi. Quindi l'inflazione può agevolare il debitore, come ha agevolato questo panettiere che ha preso a prestito 100 kg di pane e ha dovuto restituirne 55, perché poi per il panettiere la vera valuta è il pane, quello con cui lui ha a che fare. Lui ha dovuto alla fine restituire 55 kg di pane avendo avuto un prestito di 100. E ora l'inflazione beneficia i debitori, ma non a lungo, perché li beneficia una volta o due, poi il creditore dice, ciao Ninetta, adesso i soldi fateli prestare a qualcun altro, oppure te li presto a te, a sé molto più elevati. Allora, adesso viene il momento di presentare il disavanzo di bilancio, però per presentare il disavanzo di bilancio di uno Stato, dobbiamo introdurre dei soggetti. Allora, B è il debito, non lo chiamiamo D con la D, perché dato che poi il disavanzo lo chiamiamo D, il debito lo chiamiamo B. Se il debito di quest'anno lo chiamiamo B con T, cioè di questo anno qua, il tempo odierno, ma se è quello dell'anno prima lo chiamiamo T-1. Poi abbiamo GT, che è la spesa dei vari livelli di governo, per cui la chiamiamo G, non include i trasferimenti, pensioni, cassa integrazione, sussidi alle imprese. Poi abbiamo le tasse, che però includono tutto ciò che non era incluso in quello prima, cioè le tasse al netto dei sussidi, cioè pensioni, includo i trasferimenti, pensioni, indennità e disoccupazione, e le chiamiamo tasse. Allora, guardiamo che cos'è il disavanzo. Il disavanzo di uno Stato è dato dagli interessi che deve pagare sul debito dell'anno prima, cioè sul debito al 31 dicembre dell'anno prima. Eredita un debito dal passato e su quel passato deve pagare degli interessi.
In Italia stiamo pagando il 5%, questa somma qua è il 5% del PIL. Questa somma qui a sinistra. 5 abbondante, 5, 6, 5, più del 5, un po' meno del 6, ma siamo tra il 5 e il 6. E poi quello che c'è invece laggiù a destra è l'eventuale disavanzo primario, cioè se lo Stato spende in servizi vari più, ma facciamo una cosa, metto qua, se lo Stato spende in servizi vari più di quello che prende in tasse. Come sappiamo, nel caso dell'Italia, la parte di destra è positiva, noi abbiamo un avanzo, ho i dati precisi, per non so se sia del quasi 3% giù di lì, in questo momento. Quindi noi abbiamo un più 3 rotti a destra e a sinistra abbiamo un meno 5 rotti, che dà un risultato di un meno 2 e qualcosa. Ok? Meno 5 in interessi e più 3 è la spesa pubblica, e la spesa dei tassi. Quindi in termini nominali, quello che diciamo Grilli deve finanziare è questa somma qua, dove si usano gli interessi nominali. Questa è la somma che Grilli deve finanziare. Interessi sul debito più il disavanzo primario. Il disavanzo G meno T si chiama spesa pubblica meno tasse. Se la spesa pubblica eccede le tasse, si parla di disavanzo primario. Se la spesa pubblica è inferiore delle tasse, si parla di avanzo primario. In verità il debito non cresce di così tanto, cresce di meno. Perché cresce di meno? In termini reali, l'inflazione, dato che il PIL cresce grazie all'inflazione, cioè, bisogna guardare l'interesse reale, questa è la crescita reale del debito, dove quindi si guarda l'interesse reale. Se l'inflazione è molto elevata, la crescita reale del debito è bassa. Perché abbiamo visto nel caso del panettiere, con un'inflazione molto alta, la banca ha finito per chiedere un interesse reale molto basso al panettiere. Quindi questo è anche detto disavanzo corretto per l'inflazione. Ora, la spesa per interessi si può parlare o in termini reali o la spesa effettiva. No, non so cosa ho fatto. Siamo alla slide numero... Attualmente siamo sul 3. Se sale l'inflazione, e ricordatevi la famosa norma di prima, chi la fa l'aspetti. Se sale l'inflazione, se c'è fiammata inflattiva improvvisa, il debito può essere fortemente ridotto. Però dopo che l'hai fatto, devi non presentarti più sul mercato, perché se vai sul mercato di nuovo, il mercato a quel punto se l'è attaccato all'orecchio e ti chiede degli interessi al... Come? Tutti i contratti. Non indicizzo neanche gli stipendi e l'inflazione. No, certo. Tutti i contratti. No, tutti i contratti. Anche un contratto di lavoro. Io assumo uno dicendogli che gli do 1000 euro al mese, poi la mia produzione aumenta di prezzo, ma il suo salario resta quello che è e io ho un beneficio. Allora, vediamo com'è che cresce il debito pubblico. Il debito pubblico, il debito di quest'anno è più grande del debito dell'altro anno? Perché? Perché c'è stato un disavanzo primario, cioè abbiamo speso più delle tasse, oppure perché la spesa reale per interessi è stata positiva. Questi sono i due motivi perché si ha una crescita reale del debito. Il debito cresce realmente a causa di questi due motivi. Invece nominalmente il debito cresce per il tasso di interesse nominale, in termini nominali, cioè la cifra che leggo sul giornale è più grossa semplicemente perché c'è un tasso di interesse. Ora,
Vabbè, questi sono passaggi vari. Il debito di quest'anno è uguale al debito dell'altro anno più gli interessi che io ho pagato su di questo più il disavanzo di quest'anno. Il debito, diciamo, al 31 dicembre. Creare debito è equivalente a creare tasse per i tempi futuri. Poi bisogna chiarire tasse su chi. Bisogna vedere chi le paga queste tasse, ma tasse su qualcuno. Il debito è una tassazione che si scarica su qualcun altro. Qui c'è un grosso dibattito. C'è qualcuno che dice il debito non va pagato. Non è necessario pagare il debito, non è che si può non pagarlo. C'è tutta una corrente di pensiero che oggi va molto di moda perché unisce le virtù di un movimento c'è una componente, diciamo, di conoscenza teorica e poi c'è una componente di attivismo e di proselitismo molto forte e queste due cose assieme sostengono che il debito non solo non si può non pagare, cos'è? Ammissibile, ma che non sia da pagare quando non c'è bisogno di pagarlo e questo secondo me è sbagliato, secondo il 90% degli economisti è sbagliato. Allora, intanto non riesce più a mandare le navi in giro perché gliele bloccano. Adesso c'è una nave in Ghana che gliela ha bloccata con 300 marinai a bordo. E questa resta qua finché non hai pagato il debito. E sono esposti a operazioni del genere l'Argentina. Sono esposti a operazioni del genere Perché si fanno i debiti? Beh, immediatamente diciamo che il fatto che perché c'è un debito? O perché si spende troppo o perché per qualche motivo, può essere si spende troppo perché c'è qualche cosa di importante da fare o di non importante da fare. Oppure perché si tassa troppo poco. Ma sia che voi spendiate troppo, sia che voi tassiate troppo poco, chi è che beneficia di ciò? Il PIL. Se voi tassate poco o spendete troppo, il PIL cresce. Quindi è logico confrontare il debito con il PIL. C'è un altro gruppo, che non è più quello a cui facevo riferimento prima, questo è italiano, molto casereccio, parzialmente anche torinese direi, e c'è uno che ha presentato uno studio in cui fa vedere la crescita del debito italiano nel tempo non riferita al PIL. E non ha nessun senso parlare del debito, la crescita giornaliera del PIL del debito nel tempo. Se voi non la riferite al PIL, non ha nessun senso, non ha nessun significato. Sì, però se faccio debiti è perché ho voluto non tassare e non ho tassato per non deprimere il PIL. Oppure ho fatto spesa pubblica, non so, perché ho dato dei servizi alla gente e in questo modo ho sostenuto il PIL, oppure ho dato dei trasferimenti alla gente e allora ho sostenuto il PIL. Cioè no, sempre comunque chi fa debito agisce in qualche modo sul PIL. Sì. L'osservazione però vuole essere questa, che mentre è corretto confrontare gli interessi col PIL, quindi capire la sostenibilità che io ho o che non ho, in realtà il debito in sé ha una capacità di restituirlo, dipende anche dalla ricchezza dei cittadini, che è una delle altre cose di cui si parla. Sì, ma questo è un discorso vero, invece lì il discorso che ci facevano era di non fare riferimento in assoluto, di guardare la crescita annua del debito o giornaliera del debito senza confrontarla con una misura dell'economia. Quello, se me la confrontate con la ricchezza dei cittadini mi va ancora bene, che è un'altra misura, ma se non me la confrontate o con il PIL o con qualcosa di analogo non ha nessun senso. Perché dire che negli anni 50 cresceva, non so, di un euro al giorno e che oggi cresce di 1000, ma non dire che oggi il livello di ricchezza è molto più alto che negli anni 50 è una barzelletta. Non ha nessun senso.
Vabbè, quindi è importante fare un confronto con il PIL. Allora, la forte crescita arriva dall'80. E adesso ne parliamo, c'è tutta una storiella che vi racconto. Che risorse utilizziamo per servire il debito, cioè per pagare interessi o per restituire il capitale? Il PIL. Quindi è il PIL, è da lì che prendiamo i mezzi per ripagare. Se non c'è quello, noi non siamo in grado di pagare interessi e non siamo in grado di restituire capitale. Quindi di nuovo è necessario un confronto con quello. Il debito di oggi l'abbiamo già visto, il debito di oggi è uguale al debito di ieri, più gli interessi, più il disavanzo. Allora, ecco, vedete, qui ho usato il tasso di interesse nominale. Il tasso di interesse nominale, abbiamo visto all'inizio, che è uguale al tasso di interesse reale moltiplicato il tasso di inflazione atteso. Vi ricordate la storia del panettiere? Il tasso di interesse nominale diviso il tasso di inflazione ci dà il tasso reale. Allora, reale per inflazione ci dà il nominale. Quindi ho semplicemente fatto uno scambio di due cose che sono uguali tra loro. Quindi il debito cresce o perché i tassi di interesse reali sono alti o perché l'inflazione attesa è alta. Quindi questo ci insegna che se noi sviluppiamo attese inflattive, il debito crescerà. Se noi convinciamo i creditori che ci sarà molta inflazione, loro dicono, vabbè, io voglio subito interessi maggiori, paga. E poi cresce ovviamente per il disavanzo. Adesso invece andiamo a vedere il rapporto debito-PIL, dato che il debito va confrontato con il PIL di quest'anno, questo è il PIL di quest'anno, che cos'è il PIL di quest'anno? Il PIL di quest'anno è uguale al PIL dell'altro anno più l'inflazione applicata al PIL, l'inflazione effettiva, più la crescita reale del PIL, cioè quante servizi e beni in più abbiamo prodotto. Cioè il PIL cresce, l'abbiamo visto nella prima lezione, per due motivi. Cresce perché produciamo più beni e più servizi, più valore, o cresce perché i prezzi sono aumentati. Il PIL nominale cresce per questi due motivi. E quindi ne teniamo conto. E là invece abbiamo il disavanzo diviso PIL, ma è la stessa storia. Ok? I numeri non sono confusi, sono sappiamo bene se il nostro PIL sale o diminuisce per una spinta inflattiva piuttosto che... Sì, noi sappiamo quanto è la crescita reale, sappiamo quanto è il tasso di inflazione. Assolutamente, sono cose note. E ben abbastanza, insomma... Negli studi statistici c'è un po' di imprecisione, c'è sempre, ma siamo abbastanza precisi. Allora, questa qua è la formula importante. Perché la formula è importante? Perché io ho fatto, l'ho utilizzata, questa formula che è vecchia come il mondo, io l'ho utilizzata, quindi non ho inventato niente, l'ho utilizzata per fare delle simulazioni. E ho fatto delle simulazioni tenendo conto del fiscal compact, dicendo, ma se è vera questa formula e se è vero che noi abbiamo l'impegno in 20 anni di ridurre il debito al 60%, che cosa implica tutto ciò? E poi mi sono posto la domanda, non mi sono fatto la domanda mi piace, non mi piace il fiscal compact, mi sono fatto un'altra domanda, ma è realizzabile o non è realizzabile? Io mi sono fatto una domanda, poi se mi piace o non mi piace me lo dite poi voi, ma questo è una cosa non da tecnico dire se mi piace o non mi piace. Io mi sono fatto un'altra domanda, ma è realizzabile? Perché se prima di dire che qualcosa ti può piacere o non piacere, devo sapere se appartiene alla realtà o se non appartiene alla realtà. E se non appartiene alla realtà, non deve neanche iniziare la discussione. Allora, andiamo avanti. Vabbè, e ovviamente, no scusate, ovviamente... Questo rapporto cresce se la crescita è più alta del tasso di interesse reale, questo rapporto diminuisce. Se noi abbiamo un'economia che cresce molto e i tassi reali sono bassi, minori del tasso di crescita, quel rapporto che abbiamo visto prima, beh, lo vedete chiaramente, no? Dato che, supponendo che l'inflazione sia uguale sopra e sotto,
cioè che l'inflazione attesa sia uguale a quella effettiva. E quella è un'ipotesi un po' particolare, perché può arrivare alla ma dell'inflazione ci occupiamo dopo. In un ambiente dove non c'è inflazione, tutto dipende dal rapporto tra tasso di interesse reale e tasso di crescita. E naturalmente che avete un disavanzo, non avete un disavanzo primario, supponendo di avere il disavanzo di bilancio in pareggio. Quindi che non vi mettete a fare nuovi debiti spendendo più di quello che tassate. Ma il debito in sé crescerebbe se il tasso reale è maggiore del tasso di crescita. E diminuirebbe se il tasso di crescita è maggiore del tasso reale di interesse. Poi ovviamente bisogna vedere qual è anche quel rapporto là. Quello là è il rapporto e il disavanzo primario diviso il PIL. A destra là abbiamo, ricordo tutti, siamo alla slide 22, lo dico per chi guarda da casa, siamo, quello là invece è il disavanzo primario diviso PIL. Allora io, e questo è uscito pochi giorni fa, growth, crescita. G piccolo è la crescita del PIL. G piccolo è la crescita del PIL. Vabbè, scusate un momento. Oh là là, ho fatto un pasticcio. La storia d'Italia è questa, che negli anni 60 noi abbiamo iniziato, fino agli anni 50 noi avevamo piccoli disavanzi primari, cioè fondamentalmente non c'era era uno stato che liberale con poca spesa pubblica e quindi non c'era un problema di grossi disavanzi. Negli anni 60 in Italia, con l'avvento dei governi di centrosinistra, si crea uno stato sociale. Si crea uno stato sociale. Ma qual è il problema di questo stato sociale? Che si fa uno stato sociale su una gamba sola. Perché uno stato sociale si fonda su due gambe. Da un lato spendi, dall'altro tassi. E tassi tanto quanto spendi. E allora fai la Svezia. Cioè hai uno stato che spende e tassa e sta in pareggio. Invece in Italia non c'è un consenso politico su questa operazione. Per cui si dice, se volete fare lo Stato sociale, fatevelo pure. Volete creare la scuola dell'obbligo maggiormente estesa, fatelo pure. Volete aprire l'università a più gente, fatelo pure. Volete avere una sanità, poi negli anni 70 si arriva al sistema universale di sanità, fatelo pure. Volete dare pensioni a tanta gente, a chi ha contribuito e anche a talvolta a chi non ha contribuito, fatelo pure. Però non a patto che la tassazione effettiva non cresca. Per cui aumentano le tasse, ma si tollera l'evasione in modo tale che tutta una serie di categorie riesca a ed essa un'esentata. In questo modo c'è un disavanzo primario. Il disavanzo primario nasce negli anni 60, però gli anni 60 sono ancora anni di fortissima crescita, di boom. Per cui essendo G maggiore di R, il G fortemente maggiore di R, il debito non cresce. Negli anni 70 invece la crescita diminuisce, però cosa succede? Succede che l'inflazione attesa è maggiore l'inflazione effettiva è maggiore dell'inflazione attesa. Per cui si riesce con l'inflazione a non far crescere il debito. Vi riporto se tornate indietro a questa formula, vedete che se l'inflazione effettiva è maggiore dell'inflazione attesa, il debito non cresce. Negli anni 70, grazie a questo effetto qua di un'inflazione attesa superiore dell'inflazione effettiva superiore dell'inflazione attesa, il debito non cresce, cresce poco. E noi ci ritroviamo nel 1980 con un debito al 58% del PIL, 60, quella zona lì. Meno dei parametri di Maastricht, Fiscal Compact, tutte queste cose qua. Siamo arrivati al... Ma negli anni 80 cosa succede? Negli anni 80 si fa, nel 1980, 79-80, si fa il cosiddetto divorzio tra Tesoro e Banca d'Italia. Si decide che la Banca d'Italia non è più obbligata a comprare i titoli invenduti del Tesoro.
Quindi il tesoro si ritrova in mano con questi titoli, l'unico modo che ha per piazzarli è offrire tassi di interesse più elevati. La Banca d'Italia smette di monetizzare debito e quindi si abbassa l'inflazione. Tutti celebrano, ma che bello, diminuisce l'inflazione. Però abbiamo abolito la tassa d'inflazione, abbiamo creato una nuova tassa, la tassa sulle generazioni future. Perché alla fine qualcuno la deve pagare. Col sistema degli anni 70 c'era la tassa d'inflazione. La tassa d'inflazione, che abbiamo già detto, ne abbiamo parlato due lezioni fa, è una tassa un po' ingiusta perché tassa chi ha reddito fisso, tassa il creditore, non tassa regala soldi al debitore, ha tutta una serie di distorsioni. Però meno male è una tassa. Invece si è detto, adesso sulla generazione attuale non mettiamo più tasse, le trasferiamo sul futuro. E così vedete che dall'80, adesso bisogna vedere gli anni qua sotto, dall'80 in poi, l'80 eravamo sotto il 60%, il debito esplode. Poi i ruggenti anni 80 ci hanno messo dell'oro anche, perché avevamo un disavanzo del 12% certi anni, disavanzo primario. Era si spandeva, era molto... E poi c'è stato sto divorzio. Quelli che hanno fatto il divorzio, notate bene, che erano ben intenzionati a loro modo. Loro dicevano, se noi facciamo il divorzio tra Banca d'Italia e Tesoro, poi i politici diventeranno virtuosi e pareggeranno i conti. E questo è stato il pareggio che abbiamo avuto, con un debito che è esploso. Nei primi anni 90 ci si è accorti che la cosa stava andando fuori mano, e allora sono andate tutte quelle politiche per il rientro, adesso ne parleremo un po' di più, sono politiche che vedremo poi come è stato fatto a suon di avanzi primari, di grossissimi avanzi primari. Adesso forse lo vediamo meglio. Quindi in altri paesi il debito è frutto di una guerra, non così in Italia. Spesa pubblica, beh, l'ho già detto, il basso tasso di interesse ci salvò temporaneamente negli anni 70. E poi c'erano anche i controlli valutari, che era un'altra cosa che ci salvava. Perché la gente non poteva liberamente dire, beh, in Italia i tassi di interesse sono negativi, quindi porto i soldi fuori. C'erano dei controlli. Questi controlli sono anche stati aboliti negli anni 80. Per cui, appena tu non offri abbastanza ai creditori, questi portano via il capitale, per cui tu devi sempre inseguirli con il portafoglio in mano, pronto ad aggiungere qualcosa. Vi ho detto del divorzio dell'81, vabbè. E vedete che negli anni 70 c'è stata questa vampata, vi faccio vedere gli anni. Negli anni 70 ci sono stati anni con l'inflazione che è andata anche al 25. E quello evidentemente teneva il debito basso. Poi invece dall'80 si ha un precipitare dell'inflazione, esplode il debito. Perché i disavanzi non sono stati curati. E il signoraggio, cioè il fatto che lo Stato si finanziasse battendo moneta, è andato sempre più giù. Che il signoraggio, che è una specie di tassa, non c'è più stata. E quindi lo Stato si deve finanziare totalmente con tasse, ma non è che le ha cresciute, oppure con debito. Sì, precisamente, no, assolutamente, analisi correttissima. Tutte le volte che c'è un disavanzo, l'accumulazione di un debito o un'iperinflazione, di cui parleremo magari se potremo, tutte le volte che ci sono questi fenomeni c'è un disaccordo sociale su chi deve pagare. Cioè si va al ristorante e alla fine non c'è accordo su chi paga il conto. In Italia si è ordinata una serie di portate e alla fine però si è detto sì, però paga quello che verrà tra 20 anni.
Io, ecco, questo qui è il lavoro che ho recentemente pubblicato sul, sul Quadrante Futuro, il sito del Centro Einaudi di Torino. Io che cosa ho fatto? Ho preso quella formula che vi ho fatto vedere prima e ho fatto tre scenari, scenario 1, scenario 2 e scenario 3. Mi sono detto, io voglio vedere tre possibili soluzioni per rispettare il Fiscal Compact. Fiscal Compact è questo trattato che l'Italia ha firmato, il Parlamento ha approvato con una maggioranza del 150%, non so di cosa, e hanno votato anche quelli che non c'erano. E allora vediamo un po' come funziona. Allora, scenario 1, allora, questi tre scenari sono scenari che hanno una fondamentale caratteristica, sono di un ottimismo sfrenato. Ok? Tanto per cominciare, io suppongo che ci sia un accordo tra Banca Centrale Europea e Italia. Voi sentirete, leggerete tutti i giorni sul giornale che la Banca Centrale Europea, voi sapete che a settembre la Banca Centrale Europea ha deciso 21 contro 1, l'uno è il rappresentante della Bundesbank, 21 contro 1 hanno deciso che potranno, se uno Stato si sottomette al meccanismo europeo di stabilità e quindi firma un accordo con le autorità del meccanismo europeo, con la Commissione europea, se uno Stato, non necessariamente l'Italia, ma se uno Stato firma un memorandum of understanding, un accordo con le autorità europee, allora la Banca Centrale Europea può intervenire acquistando quantità illimitate del suo debito pubblico. Ok? Allora può intervenire. Però prima firmi. Allora io questo accordo per adesso, fino alle elezioni sicuramente non ci sarà. Dopo le elezioni chi vivrà vedrà, non lo so. Adesso fino alle elezioni tutti diranno, io giuro sul mio cadavere, non lo firmerò mai. Non credo. Forse ci sarà qualcuno, che piccolo gruppo, che potrà dire io firmo, ma se no gli altri diranno che non firmano. Lo stesso Monti attualmente dice che lui non firma. Quindi non... Dopo le elezioni la musica cambierà, perché dopo le elezioni bisognerà farsi i conti in tasca e dire allora che facciamo. Questi scenari che io ho fatto valgono solo se questa firma c'è. Se questa firma non c'è, non varrebbero. Quindi se quella firma non c'è, ve lo sognate di poter realizzare il fiscal compact, è fuori dalla realtà. Quindi tutti quelli che dico, perché? Perché con i tassi che paghiamo adesso, che sono noi abbiamo un'inflazione al 3, ma abbiamo degli interessi che paghiamo sul 5,5, abbiamo un tasso di interesse reale, ma un contato del 2,5, reale. Io invece faccio delle ipotesi, interesse nominale al 2, e inflazione al 2, che vuol dire un interesse reale uguale allo 0. Primo scenario. Quindi il primo scenario è uno scenario da paese della cucagna. Ok? Tasso di interesse reale uguale a 0, crescita del PIL 2,35. 2,35 era la crescita che c'era negli anni 80, quando c'era un avanzo primario, un disavanzo primario di svariati punti di PIL. Era una crescita che ve la sognate, cioè una crescita fortissima per l'Italia. Crescita media, non dico un anno, ma noi quell'anno lì siamo anche cresciuti del 3, sì, ma poi l'anno dopo siamo andati solo. Tenere una media del 2,35 è qualcosa che l'Italia ha fatto solo negli anni 80 o prima, ma dal 90 in poi non l'abbiamo mai più fatto, ottenere una media del 2,35. Quindi è estremamente ottimistico. Avanzo primario comunque dell'1,24, cioè pur avendo questo interessi da carnevale, cioè questi interessi estremamente nulli, comunque dovete avere un avanzo primario dell'1,24, che è un po' meno di quello che abbiamo adesso, perché noi oggi, ecco, per capire questi numeri, guardate qua, questa è la situazione di oggi, noi oggi abbiamo un avanzo primario del 2,64%, quindi 1,24 sarebbe un po' meno di oggi, quindi stare un lievemente più rilassati. Togliete 1,5 punti di PIL, sono quei
20 miliardi in meno se facessimo una manovra per dare 20 miliardi all'economia, ok? Rispetto alla situazione in cui... Però non è che poi con 20 miliardi facciamo proprio... Però voi vi dovete immaginare, pur con un avanzo dell'1,24, riuscire a crescere del 2,35. Cioè, è irrealistico pensare che il tasso di interesse sia nullo. Perché i mercati non è che stanno su lunghi periodi a tassi di interesse nulli. Qualcuno dice, ma in America succede. Ma volete confrontare l'America con l'Italia? Ma volete confrontare la prima potenza economica del mondo con l'Italia? La prima potenza militare, non economica. La prima potenza militare del mondo con l'Italia, dove tutte le volte che c'è una crisi tutti portano il denaro lì, perché così almeno lì è al sicuro. Volete confrontare l'Italia con il paese che stampa la moneta di riferimento per il mondo? Non ha nessun senso il paragone. Ogni tanto viene dall'America qualcuno che ci predica, ma voi risolvete tutti i problemi mettendovi a stampare moneta. Ma quello può valere, forse, in certe condizioni, per un paese che sia prima potenza militare del mondo e che sia in grado di abbia la moneta di riserva del mondo. Ma se mi togliete queste condizioni, non è una cosa che risulta ancora fattibile. Quindi, come vedete, questo scenario è altamente irrealistico, però in questo scenario in 20 anni si riuscirebbe a pagare, a portare il debito al 60% del PIL. E l'avanzo generale è uguale ad avanzo primario meno momento, meno la spesa per interessi. La spesa per interessi è del 2%, se tu fai l'avanzo primario, tu hai una spesa per interessi l'avanzo generale è uguale ad, l'abbiamo visto prima, no, allora, il disavanzo totale, dobbiamo tornare alla formula, era uguale, il disavanzo totale è uguale alla spesa per interessi più disavanzo primario. Allora, lì, quell'avanzo generale va messo con segno negativo, quindi è un avanzo, è un disavanzo del più 0,50, ok? E a quel punto hai bisogno di un avanzo primario, sì, si ottiene con quella, se torni a quella formula là. E perché ho messo un avanzo generale dello 0,50? Del meno 0,50? Perché quello è il massimo disavanzo generale tollerato dal trattato. Il trattato dice che il disavanzo strutturale massimo, il trattato ha tante magagne, tra cui questa del disavanzo strutturale, perché in teoria è una bellissima cosa quella disavanzo strutturale. Perché è una bella cosa? Si dice, la tua economia, eliminati le influenze del ciclo economico, si calcola il disavanzo se tu non avessi gli effetti del ciclo economico. Il problema è che sapere in quale fase del ciclo economico sapere in quale fase del ciclo economico noi ci troviamo non lo sa nessuno, ma manco Nostradamus. Cioè è una misura dove prendete 10 economisti e 20 idee diverse. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che le decisioni verranno prese non su base tecnica, ma su base politica. E la base politica qual è? Che per i più forti varrà una legge, per i più deboli ne varrà un'altra. Questo è sempre stato così dai tempi della creazione di Adamo ed Eva, ma nell'Unione Europea, da quando c'è stato il trattato di Maastricht, tutte le volte che c'è stato da giudicare un disavanzo di qualcuno, si è giudicato su questa base. Se era il Portogallo o l'Irlanda, assoluta precisione sui parametri, e multe salatissime, ma non solo adesso, già negli anni 90 è stato così, Quando poi è toccato a Germania o Francia, ma non parlavamo mica sul serio, ma non volevamo mica dire che bisogna capire che questi non si può neanche deprimerli, bisogna che possano svilupparsi e dimostrare le loro potenzialità. Sembrava un po' di sentire i genitori della maestra a scuola, no? Dicevano, no, ma il mio bambino bisogna lasciare che possa... È lo stesso. Quindi si è visto chiaramente come la legge non era applicata sulla base tecnica, era applicata sulla base politica. Chi è forte, per i forti vale una regola, per i deboli ne vale un'altra. E questa regola dell'avanzo strutturale permette benissimo questo, perché l'avanzo strutturale è così una cosa opinabile, che si potrà sempre dire che io sono strutturalmente sono nel posto giusto.
Aggiungiamo una cosa, che in linea del tutto teorica, l'idea del fiscal compact, che il bilancio debba essere in pareggio sopra il ciclo economico, per me non è sbagliata. Perché se uno non ha dei debiti che arrivano dal passato, tutto sommato è un modo sensato di operare. Quando c'è una crisi, vai in deficit e stimoli l'economia. Quando c'è una fase di crescita, accumuli tassi e paghi i debiti o addirittura accumuli dei crediti. Quindi la cosa non ha nessun senso in questo contesto nostro, semplicemente perché non è realizzabile. Veniamo al scenario 2. Scenario 2. Il tasso di interesse lo facciamo diventare reale. Il tasso di interesse reale lo facciamo diventare positivo. E lo metto al livello dello 0,73%. Perché lo 0,73%? Perché negli anni più fortunati dal punto di vista degli interessi, cioè tra il 90, è stato così tra il 99 e il 2007. Tra il 99 e il 2007 l'Italia ha pagato un tasso dello 0,73. Allora è successo in passato, potrebbe anche succedere in futuro. Prendiamo questo tasso estremamente basso. È successo per 8 anni circa, questo tasso così basso. Allora, con un tasso così, sempre una crescita del 2,35, ma dobbiamo avere un avanzo primario dell'1,88. Allora, vi immaginate come diavolo fa un'economia a crescere dell'1,88? Arrivederci. Come fa a crescere dell'1,88? Del 2,35 avendo un avanzo dell'1,88. Ma c'è un dettaglio. Qui non si prevede di toccare il saldo delle partite correnti, di cui abbiamo parlato l'altro giorno. Perché è vero che cose del genere sono successe in passato. Negli anni 92-98, ad esempio, siamo riusciti ad avere dei begli avanzi primari del 3,48 e una crescita dell'1,35. Guardate gli anni 92-98. Sono stati anni di avanzi primari colossali. Però in quegli anni avevamo anche un avanzo di bilancio dei pagamenti. E perché avevamo avuto un avanzo di bilancio dei pagamenti? Avevamo svalutato. Potevamo svalutare e avevamo svalutato. Invece tutti questi tre scenari che io faccio sono a condizioni attuali, cioè non si svaluta. Allora, come diavolo si può ipotizzare di ottenere quei risultati se non c'è un avanzo di bilancio dei pagamenti? È fuori dalla realtà. Qualcuno direbbe fuori melone. Non è assolutamente realistico. Vediamo il terzo caso. Nel terzo caso, sempre il tasso di interesse reale dello 0,73, una crescita più bassa, solo un po' meno dell'1% all'anno, che oggi ce la sogneremmo comunque, una crescita dell'1% all'anno, ma un avanzo primario del 3,14, che è poco meno di quello degli anni 92-98 ed è molto più di quello che abbiamo oggi, vi faccio notare. Molto più. Oggi abbiamo un 2,64. 3,13 è una follia. Ma il problema è che se tu mi fai delle manovre del genere, mi deprimi il tasso di crescita del PIL e quindi non lo ottieni. Quindi non è una cosa di dire è buona o è cattiva, semplicemente non funziona. È impossibile, non stiamo parlando di una cosa buona o di una cosa cattiva. Stiamo parlando di una cosa che non può esistere. Reale, tassi di crescita reale del PIL. Lo distinguiamo dall'inflazione, l'abbiamo divisa dall'inflazione. Non è né buona né cattiva, è semplicemente impossibile sta roba qua. E vabbè, lo vedete, il confronto col passato vi fa vedere che non c'è mai stata una situazione del genere. Vabbè. Come? Ah, per me nessuna delle tre. In tutti e tre i casi, però, se ho capito bene, andiamo a pagare la 60%. In tutti e tre i casi... Partono, c'è una precondizione che per adesso non è data, cioè l'accordo con la BCE e la firma del... Però
supponiamo che dopo le elezioni questo accordo si faccia. Ma quando anche quell'accordo si faccia e riusciamo ad ottenere, ma, e si fa non nella maniera, diciamo, minor, ma si fa nella forma major, cioè la BCE che veramente si mette a stampare ben decisamente, perché ci porta gli interessi, in un caso a zero, interessi reali, e nell'altro caso al più 0,78, che sono interessi da barzelletta. Benché io supponga questo intervento pazzesco, fortissimo della BCE, quindi quando si dice, ma se tutto va bene la BCE ci aiuta, ma io non nego che la BCE abbia buona intenzione di aiutarci, ma se tutto va bene non funziona. A meno che si vada molto oltre, non a dei tassi nulli, ma a dei tassi reali decisamente negativi. Cioè vuol dire non più avere un interesse, non più pagare il 2 e avere inflazione del 2, ma pagare il 2 e avere un'inflazione del 5 o del 10. Questo però si può fare solo se si ha il debito bloccato, perché se tu lo fai per 6 mesi, dopodiché la gente dice, ma la mia inflazione attesa è diversa dall'inflazione reale, allora io chiedo interessi maggiori. E a quel punto lì, quando l'interesse nominale inizia a salire, il gioco è finito. Allora, quali soluzioni? Per colorare un debito ci sono o gli avanzi primari, cioè lacrime e sangue, c'è la monetizzazione, c'è la ristrutturazione e c'è il ripudio. Quindi ho messo una gradualità di forme, no? Ristrutturazione del debito. E poi si arriva al ripudio. Sono tutte cose utilizzate nella storia, voglio dire, non è che ci sia più o meno un libro di Reinhardt e Rogoff, due professori americani di grosse università, dicono che praticamente non c'è paese sulla Terra che non abbia utilizzato o il ripudio o la ristrutturazione. Ma il ripudio praticamente in epoche diverse, magari c'è qualche paese, adesso gli Stati Uniti sono quasi, forse sono 100 e passa anni che non utilizzano il ripudio, però l'hanno utilizzato a loro tempo. Vabbè, qui non sto neanche a parlare di tanto. Ah, alla fine un debito si paga quando si decide a chi farlo pagare. Bisogna trovare qualcuno, so qui, qualcuno deve pagare la nota e lo si piglia e lo si fa. Quali sono le soluzioni possibili? O lo si fa pagare ai rentier, cioè a chi vive di rendita, o lo si fa pagare agli imprenditori, o lo si fa pagare ai lavoratori. Più o meno queste sono le categorie a cui che uno di questi dovete colpirlo. Qualcuno va ammazzato, o tutti e tre anche, però il carico va diviso tra questi tre signori. Allora, in Germania cosa hanno fatto? 1920 avevano un enorme debito ereditato dalla Prima Guerra Mondiale. E lì cosa hanno fatto? Hanno fatto l'iperinflazione. E hanno distrutto il debito. Poi c'è stata della gente un po' scontenta di questa iperinflazione, tra cui un certo Hitler, e sono venute delle cose spiacevoli. Però, no, diciamo che hanno distrutto la ricchezza della borghesia, della piccola e media borghesia tedesca in questo modo, che erano proprietari del debito pubblico, li hanno annullati. È stata un'operazione di redistribuzione molto forte, tutti quelli che possedevano titoli di Stato sono stati espropriati con questa inflazione. Della classe media, piccola e media borghesia. Perché chi aveva le fabbriche, le grandi cose, non è stato toccato. Chi non aveva niente non è stato toccato, ma la piccola e media borghesia è stata. E quella è stata dietro il nazismo e ha fatto lo zoccolo. Nel Regno Unito, tra il 20 e il 36, hanno cercato di bastonare i lavoratori, ma non ci sono neanche riusciti, nel senso che hanno bastonato i lavoratori e il debito è aumentato. Cioè, lì è ancora anche andata peggio. Negli Stati Uniti, tra il 45 e il 60, gli Stati Uniti hanno ereditato, dopo la Seconda Guerra Mondiale, un grosso debito, perché per comprare tutti i cannoni, navi, eccetera, pagare i soldati, lo Stato si era indebitato. Gli Stati Uniti cosa hanno fatto? Erano in questo contesto. Prima, l'Europa era a terra e aveva bisogno di tutto, per cui hanno messo le fabbriche americane a produrre tutto ciò che serviva agli europei, e agli europei serviva tutto. Quindi, secondo, gli Stati Uniti
hanno avuto una banca centrale, la Federal Reserve, che è stata in grado di, a un certo punto, di fare delle fiammate inflattive. Per cui il debito aveva delle scadenze abbastanza lunghe, c'era anche un fattore patriottico. Compra il debito perché il paese è in guerra, quindi non puoi comprare il debito. Lo compri, lo paghi a un interesse fisso, basso, e poi la Federal Reserve fa fiammate inflattive, e per cui il debito è stato parzialmente cancellato. Non ci vogliono fiammate enormi, eh? Pensate che in Italia oggi avessimo un anno l'inflazione al 20%, il debito scenderebbe subito a meno di come era 30 anni fa. Non è che ci vuole una cosa con un prendete 1,26 e dividetelo per 1,2, qualcuno ha una calcolatrice, quanto viene? Finisce a dei valori molto bassi. 1,26 diviso 1,2 valori molto bassi. Sì, ci porta al 90. Ci porta al 90. Al 90, al 90. Adesso vedrete, dell'Italia vi parlo adesso, perché l'Italia merita un trattamento particolare. Adesso è uscito uno studio del Fondo Monetario Internazionale che fa vedere come il debito dei paesi di principali economie del mondo era andato giù qualche anno fa e adesso è cresciuto molto. Quindi è un problema internazionale. Questi sono i debiti dei vari paesi del mondo. Noi abbiamo la medaglia di bronzo, come voi sapete, in percentuale del PIL. Ecco, questi sono vari fenomeni inflattivi nella storia. Come vedete c'è una storia di inflazione, di fenomeni di debito. Questi sono vari momenti in cui c'è stato il debito sopra il 100% del PIL in vari paesi del mondo. Beh, adesso non mi soffermo, che sono troppe robe. Vabbè, qui ho preso tante cose, ma queste sono per spiegazioni dettagliate, se qualcuno vuole. Questo che, non mi ricordo più che cos'è. Ah, questi sono gli Stati Uniti, probabilmente. Se hai comprato comprato debito a interesse fisso. Allora, il Fondo Monetario Internazionale ha fatto questo studio, ha pubblicato un mese fa, questo studio sul, veramente bellissimo questo studio, e chi parla male del Fondo Monetario Internazionale, hanno detto in questo studio cosa dicono? Dicono, noi abbiamo studiato il debito di vari, grosso debito di vari paesi. E abbiamo concluso questo, che se il paese non ha una politica monetaria che dia una mano, anche con delle fiammate inflattive, se il paese non ha la possibilità di fare un po' di repressione finanziaria, cos'è la repressione finanziaria? Limitare la libertà di circolazione dei capitali. Se il paese non ha la possibilità di vendere all'estero, cioè non ha una domanda estera che tira pure la cinghia finché vuoi, ma il debito non lo paga. Questo non lo dice il comitato anarchico insurrezionalista di Livorno, lo dice il Fondo Monetario Internazionale. Dice, certamente tirare la cinghia può essere utile, ma deve essere utile in un contesto in cui riesci a vendere all'estero, riesci con un po' di inflazione anche a ridurre il debito, riesci a limitare un po' la mobilità dei capitali. Ma se tu non hai nessuno di questi strumenti in mano e semplicemente fai tirare la cinghia, non serve a niente. Ma il Fondo Monetario Internazionale ti dice, se tu non hai nessuno di la BCE sta ancora studiando, ci arriverà tra un po', e per adesso non ha letto. Ma infatti dovete sapere, Blanchard è stato, che è l'economista capo del fondo, lo hanno attaccato pesantemente, ha detto questo studio non è serio, perché poi io ho vissuto questa cosa un po' in passato a livelli molto più bassi, su dei rapporti di valutazione per la Commissione Europea. E quando c'era qualche pagina un po' critica, dicevano, abbiamo dei dubbi sulla metodologia utilizzata. Dicevano, questo non ci piace. Abbiamo dei dubbi sulla metodologia utilizzata. Cioè, se tu fai pagine e pagine di lodi, non ti chiedono la metodologia. Ma se c'è una pagina in cui c'è una critica, ti dicono, ma che metodologia hai utilizzato per questa critica? E Blanchard ha risposto, guardate, ho fatto fare una peer review a questo paper, molto più, cioè peer review vuol dire l'ho fatto vedere da esperti del settore che lo giudicassero spassionatamente, anzi premiandoli se mi trovavano delle critiche, molto più di quello che si fa per un paper accademico normale. Normalmente un paper accademico pubblicato su una buona rivista americana ha tre
giudici anonimi. Lui dice, qui io ne ho usati molti di più di tre anonimi. L'ho mandato in giro moltissimo e ho raccolto sempre giudizi positivi. Quindi sulla metodologia, sulla... c'era la... Una... dal governatore. La seconda cosa è che magari un ragionamento sul Giappone e su dove il debito è distribuito, cioè parte del debito in realtà è reddito e non soltanto, come dire, il reddito che fugge dal paese, potrebbe essere... Sì, il caso del... Adesso, allora, dopo parliamo un momento del Giappone e della salutazione interna. Io ho solo due domande. Uno, in tutto lo studio che lei ha presentato, no? Perfettissimo. Manca però un indice di performance della spesa fatta dagli stati, magari indicizzata con la spesa degli altri stati. Perché se siamo d'accordo che comunque sia l'inflazione è una tassa, no? Alla fine, sì. Poi sarebbe anche interessante andare a vedere i soldi recuperati con quella tassa, come poi vengono investiti. La produttività dell'inflazione. E poi un'altra cosa, e non è possibile secondo lei una tassazione impattante quanto l'inflazione? Una possibile inflazione, però uso un termine magari usato troppo, magari più equa. Ah sì, sì, sull'equità si potrebbe lavorare, ma togliamo gli evasori e diamo a chi già paga. Però a livello macroeconomico cambia poco, eh? Cambia a livello di equità, ma a livello macroeconomico tutte le spese che questi evasori fanno non le fanno più, per cui comunque sottraiamo della domanda all'economia. Diventerà forse una domanda più equa, avremo più domanda per spese per bambini e meno domanda, non so, per a certi lussi. Però alla fine il totale è non. E l'altra questione era... La performance della spesa. Noi abbiamo visto il caso dell'Italia. L'Italia, io non adesso sugli altri paesi non so, ma sul caso dell'Italia la spesa pubblica italiana in servizi è molto piccola, quindi sarà mal distribuita, ma non è molto grossa. Quindi non è in assoluto l'efficienza media. Ci saranno delle parti che fanno miracoli e altre parti che sono inefficienti, ma l'efficienza media non è, dato che se l'efficienza è data da risultati che si ottengono, ad esempio il PIL diviso la spesa, o la spesa diviso il PIL, la girerà in altro modo. Quindi, il fondo dà queste conclusioni, che sono, se volete andarvelo a vedere, il capitolo terzo del World Economic Outlook, fondo IMF, International Monetary Fund, ottobre 2012. Quindi una cosa fresca fresca di giornata. Tirare la cinghia è la mia traduzione... Ma il problema è... nota bene che se la sovranità monetaria ce l'hai, ma poi tu non riesci a produrre inflazione attesa e non riesci ad avere controllo dei capitali, cosa ne fai questa sovranità? Cioè, repressione finanziaria vuol dire riuscire a dire alla gente tu i tuoi soldi li investi dove dico io, cioè in bot. Tu non vai a... La difficoltà è come in questo mondo che ha, non so, che molta denaro che si sposta smaterializzato, come riuscire a farlo? Questo è il... Però è, diciamo che è molto pesante questa cosa. Adesso veniamo all'Italia. In Italia abbiamo tre storie. Prima, il marchese Majorana Calatabiano, 1906, ministro del Tesoro, ministro delle Finanze sotto Giovanni Giolitti. Cosa fa sto marchese Majorana Calatabiano, siciliano di Catania? Ma lui intervengono improvvisamente, senza dire niente a nessuno, e riducono il rendimento dei titoli di Stato di un mezzo punto in due fasi. Lo dico adesso, per i prossimi sei mesi ve lo riduciamo di un quarto e poi ve lo riduciamo di uno. Erano tutti titoli abbastanza a lungo termine, per cui riescono a guadagnare mezzo punto di PIL con questa operazione, danno la possibilità di uscire, dicono alla gente, se volete uscirvene, cioè vendere il titolo, noi ve lo ricomperiamo. Quindi non è stata una ristrutturazione proprio violenta. Questa è... Però tenete conto che in quel momento la mobilità dei capitali non era così estrema, la gran parte della gente ha aderito. Giolitti, con i soldi che ha guadagnato in quell'operazione, si è comprato le Ferrovie dello Stato. Il liberale Giolitti si è comprato le Ferrovie, ha dato all'Italia un sistema ferroviario nazionale. Questa è stata la sua operazione. 1926,
Conte Volpi di Misurata, Conte l'aveva fatto Vittorio Emanuele III sotto Mussolini. Comunque, Volpi di Misurata. Volpi di Misurata cosa fa? Volpi di Misurata fa un'operazione ben più drastica. Volpi di Misurata dice, creiamo il, si chiama non debito, prestito del Littorio. Per cui tutti quelli che sono titoli a breve, annuali, biennali, quinquennali, li trasformiamo in titoli trentennali. Tutto il debito diventa trentennalizzato. E viene trentennalizzato tutto, primo. Secondo, il tasso di interesse lo fissiamo noi e lo abbassiamo. Questa è un'operazione di ristrutturazione. Mi dite, voi mi dite, ma questi non erano democratici. Ed è vero, perché Volpi era il ministro delle finanze di Mussolini. Allora, veniamo a qualcuno che invece democratico lo era. Un esempio, Luigi Einaudi, esempio di politico e di economista liberale. E Luigi Einaudi cosa fa? Adesso lo vedete. Beh, ve lo devo, qui c'è stata la storia. Maiorale Calatabiano fa un'operazione apparentemente volontaria, ma giocando di sorpresa riesce comunque a ridurre il costo del debito di mezzo punto. Volpi trasforma forzosamente i titoli brevi in titoli trentennali. Se fate una cosa del genere, notate bene, non fatevi più vedere sui mercati per una decina d'anni. Cioè dovete avere un avanzo primario, perché se l'avanzo primario... Noi ce l'abbiamo l'avanzo primario, tra l'altro. Quindi noi siamo in grado di fare una manovra del genere. Perché possiamo dire noi per 10-15 anni sul mercato non ci facciamo più vedere. Perché tu, se fai una manovra del genere per 10 anni, no non 30, 10 anni, non ti devi più far vedere sul mercato. Non devi più chiedere un centesimo in prestito a nessuno, perché nessuno te lo dà. E Einaudi è stato governatore dal 45 al 48. Andiamo a vedere cosa ha fatto. Questa è l'inflazione del dopoguerra. Einaudi diventa governatore qua e se ne va lì. Una piccola fiammatina al 20% per un po' di mesi e il debito è risolto. Inflazione. Nessuna cosa forzosa, eh? Nessuna operazione di stampo fascista, ma una bella inflazione ma di stampo tipografico. No, ma no, un momento, vado a sentire lui, vengo lì. Con i creditori internazionali, mettendo più o meno delle pistole sul tavolo, abbiamo un metro. Quindi noi potremmo in qualche modo ottenere una ristrutturazione del debito ragionevole per tutti, per noi e per loro. Noi oggi ancora lo possiamo fare. Proprio Grillo dice che il tempo però scade se il debito, come dire, che riguarda creditori esteri. Quindi insomma, se il valore del nostro debito in mano a creditori esteri diminuisce sotto una certa soglia, perché non c'è più interesse da parte di nessuno. Beh, è vero che se diminuisce la parte di debito in mano ai creditori esteri non riusciamo a bastonare i creditori esteri, però abbiamo anche meno proteste internazionali, c'è anche un'altra faccia, è tutto un gioco italiano e si tratta, è un gioco che avverrebbe, si arrabbiano di più gli italiani, però avremo meno problemi di navi sequestrate in giro per il mondo. Bisogna parlarsi un momento e dire, signori, realisticamente cosa vogliamo? Qui la prospettiva sono di altri 30 anni di miseria, parliamoci molto chiaramente, perché andare avanti cercando di pagare l'impagabile vuol dire garantire industrie che non crescono, quindi signori industriali, i profitti in Italia non ne vedranno più, i lavoratori non vedranno salari. Alla fine gli stessi rantieri vedranno sempre di meno, perché non c'è più nessuno in grado di pagare qualcosa. Quindi a cui prodest chiedevano i latini? A chi, c'è una domanda qua, scusate. Mi chiedevo che cioè, si alza l'inflazione e si stampano più monete. Però come si fa a far scendere drasticamente? A un certo punto si smette di stampare monete. Ci dà un po' di recessione, però intanto il debito è crollato. Ma
valore dei nostri risparmi. Non solo non possiamo stampare, ma il problema è questo, che se stampiamo, allora, se avessimo tutto debito trentennale, la prima cosa di cui c'è bisogno è di portare il debito trentennale d'ufficio, perché se no poi non lo tocchi. Se il debito resta con le... noi abbiamo solo una parte che è trentennale, sarà il 10-15%, ma il resto è tutto decennale, quinquennale, biennale, annuale, semestrale. A quel punto lì, su quel debito lì, se tu non hai nessuna possibilità di influenzare, perché non hai, ti schizzano subito i tassi su. Al primo rinnovo. Come? Al primo rinnovo sei finito. Or cui, o tu arrivi, naturalmente, guardate, il semplice fatto che noi ne parliamo può far aumentare i tassi di interesse. Sì. Nel senso che o quello che noi diciamo è irrilevante perché non contiamo nulla. Se politicamente ma se diventassimo rilevanti sarebbe dannoso. Capite? La aporia è una cosa di cui non si può parlare, perché se ne parli immediatamente l'ideale, quello in cui io credevo, era avere un Monti che facesse questa operazione, perché Monti aveva la credibilità per non far alzare i tassi, ma aveva i mezzi, e io quando l'ho visto andare dal barbiere, 3 giorni dopo la nomina a primo ministro, e c'è stato il famoso haircut, in inglese haircut vuol dire tutto questo, vuol dire consolidare il debito. Speravo bene che fosse un segno, poi non si è manifestato, ma questa, se no non ci sono molte alternative. Scusi, ma a parte la difficoltà ovviamente di metterla in atto, ma non l'inflazione, parlo di una patrimoniale. Una patrimoniale pesante quanto una fiammata inflattiva, perché dobbiamo avere chiaro che cosa significa una fiammata inflattiva. Significa che la signora pensionata di pensione che prende 1000 euro compra 10 pagnotte oggi, domani ne compra 3. Chi ha dei soldi in banca non investiti, quindi non solamente in botte, non è un problema solamente di interessi. 10.000 euro compro 100 pagnotte, domani ne compro 40. No, sia chiaro questo, l'inflazione non colpisce di certo il grosso imprenditore che ha magari differenziato i suoi investimenti all'estero, in Italia. Quelli che vengono colpiti di più sono piccoli risparmiatori, non so che cosa intendeva lei per piccola borghesia, non so se il pensionato rientra nella piccola borghesia, però comunque sia un piccolo risparmiatore che può avere 5-10.000 euro, quello lo si massacra con un'inflazione del genere. Quindi a sto punto, se io devo recuperare una massa di denaro tale, per quanto sia difficile, complicato politicamente e anche tecnicamente, perché non una patrimoniale? E il problema della patrimoniale in Italia è questo: noi abbiamo un 70% di ricchezza immobiliare e un 30% di mobiliare. Allora, l'immobiliare, vabbè, gliela confischiamo. A parte il fatto che non è tutta in patrimoni, l'Italia ha uno dei più alti tassi di proprietà della casa. Pochi affittano tanto. Quindi si tratta di andarsela a prendere non solo con i proprietari di mille appartamenti, ma anche col signor... E in parte questo è quello che Monti ha fatto, con l'IMU. È andato a prendere i soldi nella casa del signor Rossi. È una piccola patrimoniale, è una micro patrimoniale l'IMU, è una tassa su un patrimonio, su una proprietà. Quindi la tassa patrimoniale in Italia è molto difficile, perché si tratta di colpire fondamentalmente l'immobile. L'immobile che poi tra l'altro è abbastanza distribuito anche a livello popolare. E quindi se lo invece prendiamo, ipotizziamo anche, e non è vero, che di questo 70% il 40% sia in grandi patrimoni, ma non è vero, in grandi patrimoni, cosa facciamo? Gli portiamo via l'immobile e una volta che l'abbiamo portato via, chi se lo piglia? Gli diamo valore, iniziamo a fare una vendita di queste cose, con poi peggioramenti della posizione netta sull'estero, perché lo vendiamo a stranieri. Cioè, è molto problematica la cosa. Questi dicono, guarda, io i soldi non te li do, però portati via, ho una villa a Portofino, pigliatela. E vabbè, quando abbiamo il governo italiano che possiede 100 ville tra Portofino, Amalfi e Cortina, che ce fa queste ville? Costi di manutenzione. L'altro arriva lì con le chiavi, dice guarda, queste sono le chiavi, piglia pure la villa. Tieni. E
Sono complicate. Beh, alla legislazione attuale no, noi la moneta non la stampiamo. Devo riassumere la domanda. Qualcuno mi dice: ma se non posso fare politica monetaria poiché sono parte dell'Eurozona, perché in tutto sommato non vale la pena stare, che vantaggio ho a stare nell'Eurozona se non posso utilizzare la politica monetaria? Ma io faccio una controdomanda, ma ipotizziamo invece che dall'Eurozona esci. Ma sei sicuro di riuscire a fare? Perché il giorno in cui esci dall'Eurozona, se non hai prima ristrutturato il debito, la prima cosa che succede è che le attese inflattive, non prima che succeda, nel momento in cui si viene a intuire che tu lo faccia, non prima che succeda, nel momento in cui si ha la vaga intuizione che tu lo faccia, i tassi attesi, che la prima cosa che vi ho fatto vedere, la prima slide, era tasso di inflazione atteso, quello scala va a 1000. A quel punto tu sei già finito. Cioè, non puoi andare sul mercato. A quel punto metti pure a fare inflazione, ma hai già tutte le prossime emissioni di botta annuali, trimestrali, che sono bloccate. Questo è il problema. Una tra virgolette non moneta complementare potrebbe, ma io ho grossi dubbi, non so se riusciamo a pagare. Così riuscite a pagare il debito con la moneta complementare. Bisogna vedere se qualcuno dei più attuali proprietari se qualcuno è disposto. Allora, la moneta complementare, innanzitutto mi cerco di immaginarmi chi ha dei botte, io devo restituirgli i soldi, è disposto a ricevere un pagamento in moneta complementare? Ne dubito. Ma allora, e se c'è mercato, nei dubbi, ho dei sospetti, non lo so, non voglio dire un no assoluto, ma ho dei gravi sospetti. Potremmo fare un'indagine di mercato, chiediamo qui qualcuno dei bot è contento se gli do della moneta complementare? Lui è per la villa portatile. Allora c'è ancora una cosa? No. Volevo solo completare il ragionamento. La questione è: se con i parametri che abbiamo adesso, l'entrata nel MES, la firma o non firma per rientrare in questi tre scenari che avevi fatto tu, la questione è il debito a chi è stato deciso di farlo pagare? Ma attualmente secondo me si crede, ci si illude con la svalutazione interna di farlo pagare un po' a tutti, in particolare ai lavoratori. E io dico funzionasse, sarei anche d'accordo, ma non funziona. Io mi reputerete immorale, funzionasse sarei ancora contento, ma non funziona. Sapessi che così nel giro di 5 anni ci troviamo senza, ma non funziona. C'è da dire una cosa di più, io lo vedrete nel mio articoletto, se andatevelo a vedere, su Quadrante Futuro. Tutti questi scenari hanno un'enorme debolezza, gli scenari che vi ho fatto vedere prima hanno un'enorme debolezza, che è questa: suppongono 20 anni di stabilità finanziaria. Ma, e adesso è un tema su cui sto cercando di lavorare in questo momento, coloro che si occupano di portafogli dicono che in questo momento le imprese, gli agenti finanziari, cioè tutti coloro che operano nella finanza, stanno riallocando il loro portafoglio verso profili di rischio molto simili a quelli prima della crisi. Mi capite? Cioè, è arrivata la crisi, prima della crisi si rischiava, poi è arrivata la crisi, tutti hanno messo la coda bassa, le orecchie basse, e hanno iniziato a rischiare di meno. Oggi stiamo tornando ai profili di rischi prima 2007. Notizia numero uno. Quindi con quantità di derivati, quantità di prodotti derivati dalla cartolarizzazione di mutui, e tutte queste cose belle. Notizia numero uno. Notizia numero due. Il presidente dell'IASB, volevo dire, che cos'è? IASB è l'International Accounting Standard Board, cioè il comitato per gli standard contabili,
a livello mondiale. È una società, è un organismo no profit privato che però fissa gli standard contabili accettati in gran parte dei paesi avanzati. Bene, il presidente è un ex ministro del tesoro olandese. Lui dice: non abbiamo fatto nessun progresso rispetto al 2007. Gli accounting standard, cioè le regole contabili, sono le stesse che avevamo allora, e quindi la capacità di leggere un bilancio e capire se dentro ci sono delle porcherie è pari a quella di prima. Cioè voi mi potete nascondere dietro del bilancio, dentro un bilancio, delle poste, degli impegni che voi andate a prendere, delle passività nascoste che non si riescono a leggere. Tipo, non so, impegni derivanti da derivati o cose del genere, che sono di difficilissima interpretazione. E noi non abbiamo fatto, questo lo dice lui, ex ministro delle finanze olandese e presidente di questo ente abbastanza autorevole, lui dice: non abbiamo fatto nessun programma. Progresso. Invece, ieri o l'altro ieri, il vice governatore della Bank of England, Haldane, ha detto: tutte le riforme in campo di... Non so se ho preso il giornale giusto, no, non ce l'ho, boh, non lo so. Dice Haldane: non abbiamo il riforme... Non siamo riusciti a progredire e siamo fermi con un, in termini di riforme del sistema finanziario, non si è fatto. Cioè, c'erano dei buchi in questa nave, la nave perdeva acqua. Bene, c'è stata la tempesta, ma adesso non siamo stati capaci di riparare la nave. Ecco, proprio sul Financial Times di ieri, lui dice: tutte queste belle cose, sia fatte in Inghilterra, che fatte negli Stati Uniti, che fatte nell'Unione Europea, non sono assolutamente sufficienti a darci garanzia che il sistema finanziario regga. Non lo dice un qualche anarchico insurrezionalista, lo dice il vice governatore della Bank of England. Questo è il problema più grosso, che fare dei programmi ventennali in presenza di un sistema finanziario, tu magari fai la formichina, ti fai tutti gli avanzi primari, e a metà, come è già successo all'Italia nel 2007, noi eravamo a 103 nel 2007, avevamo tirato giù il debito, ve l'ho fatto vedere, di 18 punti dal 94, avevamo fatto un lavoro meraviglioso, con degli avanzi primari e lacrime e sangue, risultato sono stati tanti, anche con Berlusconi si è fatta delle cose, non è solo che è durato 15 anni quel processo, e però Eurozona luglio, Fiscal Compact. Non è servito a niente, una crisi finanziaria ci ha fatto sparire tutto. Lei ci ha illustrato tutti quei tre metodi che non funzionano. Se domani, per ipotesi, neanche tante ipotesi, il Movimento 5 Stelle vince le elezioni, la nomina a Ministro delle Finanze, lei cosa farebbe? La cosa sarebbe dire... A proposito di lavoro, vi rendete conto che è meglio che parli il meno possibile? Io la prima cosa che dichiaro è che non consoliderò mai il debito, poi che tutelerò i risparmi delle famiglie e non consoliderò il debito. Risparmio delle famiglie, tutelerò il risparmio delle famiglie e troveremo delle soluzioni creative anche in accordo con gli altri partner europei per venire a una soluzione. Diciamo che dovete capire meglio. L'unica soluzione che pare essere, non so, la più accettabile è la ristrutturazione concordata dei debiti. Perché realisticamente tutti devono capire che è interesse di tutti giungere a una ristrutturazione. Non c'è una soluzione. È interesse di tutti giungere a qualche forma di ristrutturazione. Non ha senso pensare, cioè il resto non è visto. Ma voglio dire, queste cose non le ripeto. Se uno legge varie gente come Rubini lo dice chiaramente da tempo: l'Italia, se non fa una ristrutturazione del debito, non ce la fa. Lo dice chiaramente quello. E i mercati finanziari, ciò che temono di più,
Quindi se uno va lì e dice guarda, io sono in grado di garantirti un buon 1% su del mio prendere. La tua chiesa non fa il ciclo. Guardate che attualmente chi investe in butterizzi ha tassi negativi. Se noi riuscissimo a garantirgli un tasso nullo, sarebbe già qualcosa. Voglio dire, a tassi negativi. Stiamo dando 5. No, noi stiamo dando un reale del c'è un'inflazione del 3. Noi stiamo dando un reale del 3, del... Sì, bisogna vedere nell'eurozona nell'insieme qual è l'inflazione, un po' meno, nel 2. C'è un'inflazione del 2, quindi tu investi, hai un 3, ti porti a casa un 3, sì. Avevo passato qualche giorno fa quell'articolo di Cobraf, mi sembra, dove si parlava di possibili accordi patrocinati dal Fondo Monetario Internazionale, anche dai suoi studi, in cui si valutava la possibilità effettivamente di cancellare o ristrutturare brutalmente, così da un giorno all'altro, i debiti pubblici degli stati, di fatto eliminando il problema. Lei cosa ne pensa di questa cosa? Non l'ho guardato con abbastanza attenzione, però ho un grosso sospetto che tutti questi debiti a qualcuno apparteggono. E, ad esempio, in Italia il debito, io avevo una slide, non so dove l'ho messa, con la distribuzione del debito italiano a chi appartiene. Forse a chi appartiene questo debito? Una parte appartiene alle banche, alle nostre banche italiane. E le banche italiane vengono ad avere dei grossi buchi di bilancio nel momento in cui si bisogna, sentivo qualche un economista mi diceva ma si può alterare le regole contabili in qualche misura e permettergli di avere meno capitale o cosa del genere, forse quella può essere una strada, però anche lì le banche in sé hanno bisogno di un po' di un pochino d'attivo, devono averlo, però europei, ma perché sono state rifinanziate con l'operazione LTRO di Draghi. Quindi voglio dire, è vero che le penalizzerebbero se il debito venisse cancellato, ma è anche vero che sono state finanziate di fatto per poter acquistare quel sì, ma sono state finanziate perché gli avevano imposto di aumentare il capitale e gli hanno imposto di aumentare il capitale perché si pensava che diventassero più sicure. E loro non avevano i soldi per aumentare questo capitale, non sapevano dove prendere questi soldi. E loro, grazie all'LTRO, fanno degli utili che servono, che portano a capitale. No, voglio dire, alla fine ci terremo delle banche meno capitalizzate, però è tutto un po' più instabile. Ma se si accordassero questa cosa... No, se la cosa diventa... Poi, ma comunque, certamente è vero questo principio, che se c'è un accordo si possono fare tantissime cose. Se si cerca... di conservare un accordo si possono fare tantissime cose. Esatto, di aver creato una moneta europea ma non avere uno Stato europeo incide qualcosa? Vabbè, quello certamente complica le cose, perché pensate che tutte le politiche di... intanto se voi prendiamo stati, vari stati americani sono messi peggio della... sono messi come la Grecia o l'Italia in termini di debito, ma si sa che comunque c'è dietro le spalle un governo federale, una Federal Reserve che in qualche maniera li tiene a galla, e questo evidentemente non fa sì che noi non sentiamo parlare della crisi del debito californiano, se ne parla poco, o di altri stati. Però il qui c'era, non so se... no. Ah, questi erano i tassi reali, vedete che sono andati molto giù i tassi reali. Cosa che non so perché stavo cercando qualcosa, ma se no siamo finito. Il discorso sull'inflazione, avevo preparato una cosa sull'inflazione. Ah, ecco, volevo farvi vedere questa qui, che era la slide. Tra l'avanzo primario delle grandi economie, tra il 92 e il 2007, tra il 92 e il 2012. E vedete come l'Italia sia stata il leader europeo dell'avanzo primario, cioè noi siamo quelli, i veri virtuosi del gruppo, i veri virtuosi del gruppo che abbiamo sempre avuto e tuttora abbiamo gli avanzi primari più elevati.
tasse meno spesa non per interessi. Tasse meno spesa non per interessi. La nostra spesa non per interessi è sempre stata molto più piccola delle tasse. Quindi, interessi a parte, il livello di vita degli italiani dal 92 in poi è sempre stato molto al di sotto delle loro possibilità. Poi si dovevano pagare gli interessi su quello che era stato fatto sui fattacci degli anni 80, ma chi è arrivato dopo si è trovato a pagare la nota, semplicemente, con questi enormi, vedete, questi enormi surplus di bilancio, che sono stati spazzati via la crisi. Noi abbiamo per anni e anni risparmiato e tutto ciò è stato buttato a... Sentite, sono 18:31, e ci sono due soluzioni fondamentali. Uno, che chiudiamo, e... o se no avevo delle cose sull'inflazione, ma non è che siano così, ve le posso anche raccontare. Volevo dirvi una cosa, se interessasse, ma una cosa che poi bisognerà valutare, non so, bisognerà discuterne, ci sono dei temi, adesso abbiamo parlato di macroeconomia fondamentalmente, se vi interessassero dei temi di economia pubblica, l'economia pubblica è una cosa diversa, cioè occuparsi di perché lo Stato interviene nell'economia, quando tassa, come tassa, perché spende, quali sono i principi teorici che portano a uno Stato a intervenire nell'economia. Se un mercato funziona perfettamente, perché c'è bisogno dello Stato? Domanda. Quali sono i motivi che portano uno Stato a dover intervenire in un'economia? Se è una cosa del genere, potremmo pensare di fare una o due cose, qualcosa. Poi, vabbè, altro sistema. Quando lo Stato decide di fare qualcosa, quali sono i limiti teorici che vincolano il fatto che questo abbia successo? Ad esempio, il processo politico. Queste sono cose che sono state... Su questo, cioè, io semplicemente vi posso raccomandare di dare un'occhiata a questo ottimo libro di Stiglitz, c'è la traduzione in italiano, io adesso qui ho la versione in inglese, e l'economia del settore pubblico, e adesso tutto un tomazzo così non si riesce a però alcuni principi su che cosa sia i principali motivi per cui lo Stato interviene nell'economia o non interviene nell'economia, perché i processi politici, quali sono le fondamentali, perché un processo politico dipende fondamentalmente dal tipo di domande che si fanno. A seconda delle domande che voi fate, voi potete predeterminare la risposta. Allora, c'è tutta una teoria su questa cosa. Se voi dite a una famiglia benestante, sei favorevole alla scuola pubblica? La risposta sarà diversa a seconda di come voi fate la domanda. Se voi fate la domanda, sei favorevole a una spesa pubblica per cui si spende il 2% del PIL? La famiglia benestante vi risponderà no, bisogna ridurre quella spesa pubblica lì. Perché? Perché io mando in privata. Ma se voi gli dite, sei favorevole a una scuola pubblica dove io spendo il 6% del PIL? Probabilmente vi dicono che sono favorevoli. Perché? Perché una scuola pubblica su cui avete investito molto ed è molto solida, interessa anche la famiglia benestante. Per cui a quel punto lì è così solida la scuola pubblica che diventa, allora dice no, a questo punto ci voglio andare davvero, perché davvero un valore. Cioè i processi decisionali sono influenzati, e qui ci sono tutta una serie di studi su queste cose. O come agisce la tassazione? La tassazione, ogni volta che voi ponete una tassa dovete formi la domanda, ma che effetti ha? Non dovete portare la domanda è giusto o non è giusto, è una domanda un po' molto vaga, è molto più sensata la domanda, ma se io metto sta tassa, che effetti avrà? Sì, che effetto avrà? Perché gli effetti possono essere i più diversi. Facevamo l'esempio prima, non so, quando voi tassate gli straordinari in Italia, l'effetto è molto modesto, nel senso che chi fa straordinario continua a farlo. No, non è che io, se ti tasso il 20-30% del salario dello straordinario, tu non fai lo straordinario. Per tutta una serie di motivi lo farai lo stesso. Ma se io tasso una donna che può guadagnare un piccolo stipendio e che se va a lavorare deve mettere i figli
all'asilo nido che già gli costa dei soldi, quello che le avanza in tasca è così poco che per lei a quel punto lì è meglio non andare a lavorare. E noi abbiamo perso un lavoratore. Allora è estremamente forte, è molto forte la necessità di fare ponti d'oro alla madre che deve scegliere se andare o non andare a lavorare. Uno, fornendogli il nido al minor costo possibile, due, tassandola al meno possibile. Ma se tu, se uno invece la tassa e non gli fornisce il nido, sta sicuro che quella sta fuori dalla forza lavoro. E noi abbiamo perso un lavoratore, quella lì che aveva imparato un mestiere, lo dimentica, e quando i figli saranno un po' più grandi, nessuno saprà cosa fare di quella donna, perché ormai avrà disimparato molte delle cose che sapeva. Noi magari abbiamo speso 20 anni per formare una persona, poi bastano 6 anni di maternità, cioè del bambino dai 0 ai 6 anni, per perdere la persona, quella sul mercato del lavoro non torna più. Con ciò direi che abbiamo finito e a risentirci.